Ma cosa... Ehi! Svegliati! Huh? Forza, risolvi questa reazione. Io? Ma è uno scherzo? Non sono così intelligente. O forse sì. Ho un'idea. Spero che funzioni. Aspiro tutta la conoscenza in questa siringa. Guarda quante informazioni e sono tutte mie. Wow, che botta! Ok, cominciamo. Vedi di impegnarti. Nessun problema. Questo è quello che sai fare? È troppo facile. No, non riesco a crederci. Forse ti ho giudicato male. Ecco un altro giorno di scuola, meglio prendere i libri. Devo andare a lezione. Oh, i miei compiti. Lascia che ti aiuti. Grazie. Scusami tanto. Non c'è problema. Potrei... Oh, ancora? Non posso stare qui tutto il giorno. Trovato. Cominciamo. Oh. Ehi, ho qualcosa per te. Wow, come ci sei riuscito? Te lo spiego con un flashback. Devo proprio aiutare Jasmine e questa penna 3D mi aiuterà a farlo. Inizio disegnando una spirale. Ora un po' di creatività. Lascerò libero il mio artista interiore. Questa volta starò sul classico, una graffetta va sempre bene. Sono certo che le piaceranno molto. Che carina, potrei fare anche una stella. Lei prende sempre voti altissimi. Una stella per una stella. Questo dovrebbe andare. Le aggancerò alla carta e... Tutto sommato è stato abbastanza semplice. Dai, andiamo a lezione. Ragazzi, un po' di attenzione. Sta cominciando la lezione. Dovrete riprodurre questo disegno. Che aspettate? Il tempo scorre. Forza! Accidenti, non sono bravo a lavorare sotto pressione. Cominciamo. Non dovrebbe essere difficile. Sta venendo bene. Non posso permettere a Jasmine di battermi. Ah, è così. No, oh, la mia matita si è spezzata. Che disastro. Oh. Anche la mia si è spezzata. Ehi, prof. C'è qualcosa che non va, ragazzi? Ecco a voi, usate questi. Su. Fatti sotto. L'hai voluto tu. Forza. Non vincerai mai. Questo lo vedremo. Sono una macchina tempera matite. Ora posso finire il disegno. Il tempo scade. Posate le vostre matite e vediamo le vostre opere. Dai pure un'occhiata. Molto bene. Molto creativo. Ma cosa... Guardate che disastro. Non ho mai visto niente di simile. È una vergogna. Ragazzi, non si lavora così. È una vergogna. Oh. Che la sfida abbia inizio. Stai sfidando la persona sbagliata. Per favore. Come sta andando? Oh no, è più avanti di me. So cosa fare. Mi serve un po' di nastro adesivo. Vediamo di essere creativi. Così è molto meglio. Ce l'ho fatta. Penso di aver vinto. Questo non mi serve più. Cosa? Oh, ma dai! Ho perso, impossibile! Devi vedere questo video. Allora, Shakespeare ha provato a... Mi state ascoltando? È così divertente, è vero. Basta così, gli faccio vedere io. Ragazzi, facciamo un test. Non può essere seria. Odio quando fa così. Per fortuna ero preparato. Tutte le risposte sono proprio qui. Passeremo sicuramente. Non credo. No. No. Perché? Come fa a essere sempre così cattiva? Me l'aspettavo. Per questo ho copiato tutto sul telefono. Sono sempre un passo avanti. Sono davvero furba. Ah, ottima idea. Non sono ammessi i telefoni. Metti via. È ridicolo. Almeno ci ho provato. Ci sono. Lo metto nel mio astuccio. Devo essere furtivo. Come avrei voluto pensarci io. Adesso che posso fare? Un momento. Ho trovato. Taglierò un pezzo di carta e lo attaccherò al telefono. Ecco un bel trucchetto. Lo metterò sul mio quaderno e si mimetizzerà. Che stai facendo qui? Un telefono. Conosci le regole? Posso spiegare? Vediamo che fa Jasmine. Mi sembra tutto ok. Ok, così va meglio. Justin, ti tengo d'occhio.
Ha funzionato! Ho finito la correzione, ecco a voi. Spero di essere passata. No, non può essere vero! Ho preso una F! Wow, è fantastico! Ho preso A+! Mia madre si arrabbierà tantissimo! Ho studiato così duramente! Aspetta, credo di poterti aiutare. Mi serve solo questo foglio di carta schiuma. Ne taglio una striscia. Questa dovrebbe essere la dimensione giusta. Faccio lo stesso con altri fogli. Taglio diverse strisce di diverse dimensioni. Le piego per creare un arco e aggiungo delle nuvole. Disegnerò anche una faccina felice. Dopodiché incollo una penna. È meraviglioso. Farà felice chiunque. Questo è per te. Davvero, l'hai fatto tu? Wow, è adorabile! Le cose non sembrano così male adesso e questo non mi interessa più. È solo un voto. Finirà nel cestino. Proviamo un'altra volta. Stavolta ho un buon presentimento. Questo è lo spirito giusto. Cavolo, che noia. Non vedo l'ora inizi la lezione. Ho pronto il mio nuovo quaderno. È così soffice. Caspita, che roba. È magnifico. Tutti i miei appunti sono al sicuro. Nessuno può copiare. È stupendo. Devo trasformare anche il mio. Forse nella mia borsa c'è qualcosa di utile. Un dinosauro? No. Oh, come brilla. E questo è meglio conservarlo. Che stai facendo? Ho solo spazzatura. Che c'è qui dentro? Ah, i miei Lego! Questi mi torneranno utili. Sì! Forza, al lavoro! Tiriamo fuori i pezzi. Ho in mente qualcosa di grandioso. Li unisco. Voglio creare un lucchetto. Come questo. Ecco la mia chiave. Mi sembra solido, finirà sul mio quaderno. Ed è bello e sicuro. Dai un po' un'occhiata, è un lucchetto di Lego. Un lucchetto di Lego! Oh. E l'insegnante faceva tipo bla bla bla. Ah, così noioso. Oh? Sento il profumo delle patatine fritte. Nascondi gli snack. Fa finta di niente. Forse non se ne è accorto. Qui non c'è niente da vedere. Qui dentro non si portano gli snack. Snack noi? Non osiamo neanche immaginarli. Vi tengo d'occhio. Ah, ci è mancato poco. Ah? Dove sono finite le mie patatine? Che strano. Anche la bibita è finita. Che succede? Oh, che schifo. Bleh. Povera Jasmine. Oh, ho un'idea. Taglierò la parte superiore della bottiglia e avvolgerò della carta nella sezione inferiore. Ora farò dei piccoli tagli sul fondo. Li terrò distanziati, sono soddisfatto. Li piegherò e ripeterò per tutta la circonferenza. Questo terrà il foglio al proprio posto. Successivamente avrò bisogno di una cover. Ne ho messa una ad ogni estremità. Ed è il momento delle decorazioni, deve essere carino. Voilà! Oh, è adorabile! Ehi, questo è per te. Ah, wow! Non posso credere che l'abbia fatto tu! Era proprio quello di cui avevo bisogno! Wow, è fantastico! Grazie, Justin! Andiamocene su! Ottima idea! Iniziamo! Avrete bisogno di questi pennelli. Ok. Sì, è un pennello. È ora di dipingere. Mi serve tutto questo colore. Sarà un'estensione di me stesso. Ma di che stai parlando? Io dipingerò qualcosa. Vediamo che colore posso usare. Questo sembra ok. Oh, mi è caduto. Colpa mia. Sono così imbranata. È proprio quello di cui ho bisogno. Prof, devo pulirmi. Oh, certo. Torno subito. Ah, guarda che macchia. Meglio lavarla subito. Lascerò impronte rosa ovunque. Ecco perché non dipingo. Non ci metterò molto. Questo sapone ha un profumo buonissimo. Andata via. Un attimo, questo potrebbe tornarmi utile. Sì, ho un'idea. Ah, sei tornata? Sì, ho portato i rifornimenti. Avrò bisogno di questa tavolozza. Ho riempito le bottiglie con la vernice, così non mi macchierò più. Ora posso creare il mio capolavoro. Come va? Bene. Basta così, fatemi vedere che avete fatto. Penso che resterà sorpreso. Che ne pensa? Ecco un magnifico unicorno. Bravi, meravigliosi! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Devo correggere questi compiti.
Sì, questo è perfetto. Ottimo lavoro. Merita una A più. Il prossimo? Wow! Ma che roba è? È un disonore. Mi sento bene. Cos'è successo? Una D? Ma no, non è giusto. Posso rimediare, sì. Basta un po' di creatività. Ho finito gli appunti. Ora la parte divertente, voglio renderli bellissimi. Userò gli evidenziatori. Wow, mi piace. Scambiamo i colori. Oggi mi sento in vena di giallo. Che bello. Non voglio rovinarlo. Oh, mi hai deluso, pennarello scemo. Ma che ti salta in mente? Oh! Oh? Oh, mi dispiace, è scivolato. Che è successo? È un disastro. Questo è un problema, ma certo so cosa fare. Apporterò alcune modifiche. Taglio una sezione della punta così. Wow, è una meraviglia. Questo andrà bene. Tieni, provalo. Giallo di nuovo. Caspita, non ci credo. Facciamo una prova. Wow, guarda che forza. Sono sbalordita, le righe sono perfette, che emozione. Mai stata così felice. Attenzione, è una lezione monocromatica, ok? Wow, devo pulirmi le orecchie. Io non seguo le regole. Sono furbissima. Niente può fermarmi. Che c'è di male nei colori vivaci? Sono così belli. Che regola stupida. Che succederebbe di così brutto? Aspetta, percepisco un colore vivace qui. Proprio come pensavo. Come hai osato? Devo mettere fine a tutto questo. Ti sei messa nei guai. Oh, salve. Questo lo prendo io e lo getto nel cestino. Non muoverti da lì. Non ho finito con te. Ah, quello che mi serve. Prendi questo. Togliti di mezzo. Che sta facendo? Oh, brucia! È colpa tua. Dammi il cotton fioc. Di addio ai colori vivaci. È sparito, come ha fatto? Sei la prossima, sono seria. Oggi compito, spero che abbiate studiato. Yes! Cosa? Me n'ero scordata. Oh no, è terribile! Dov'è la penna? Perché doveva succedere? Annie, vorrei una penna! Eh? Scusa, ho solo questa qui! E adesso che faccio? Sarò bocciata! Cos'è questa lagna? Non ho una penna! Oh, non disperarti, ne ho una di riserva! Un attimo solo, sarà sufficiente! Ecco qui! È uno scherzo! Ci proverò, non sarà facile. Non funziona. Peggiora soltanto le cose. Fammi provare, non posso deludere Luna. Avvolgo la carta di credito con la lana, ancora qualche strato e ci siamo. Ora tagliamo l'eccesso. Sfiliamo la carta dalla lana, non deve disfarsi. Infilo le estremità attraverso il centro, le leggo in un nodo. Voglio fare una palla di lana così. E adesso taglio intorno al bordo. Ci passo il pettine per renderla soffice. Mi sto divertendo. Ho delle idee per una nuova acconciatura. La metto da parte e avvolgo un'asticella nella plastica così. Farò un tubo. Applico la colla all'estremità. Sarà sufficiente. Dov'è il mio soffice pompon? Oh, eccolo qui. Ci attacco sopra una Barbie. Che bella! Ma voglio farla brillare. Mi servono perline. Le metto nell'altra estremità della cannuccia, ma ne servono di più. Ne attacco una al serbatoio, sigillo l'estremità con la colla, non voglio che cadano. Ma c'è ancora una cosa da fare, applicare un adesivo di Barbie. Voilà, penna rosa di Barbie! Che cos'è? Caspita, ma è vera! Oggi sono fortunata! Wow, grazie! Posso finire il compito! Lei è la migliore! Te lo meriti! Credo che possiamo cominciare. È l'ora del compito. E l'ho reso difficilissimo. Affronteremo anche questa. Io finirò di correggere. Non ci vorrà molto. Tanto metterò F a tutti. Non le guardo neanche le risposte. Un attimo, qualcosa non va. La penna non scrive più. Che nervi.
Aspetta. Finora tutto bene. La secchiona ha la penna? Aspetta, questa la so. Ci sono. Ma dov'è la mia penna? Intendi la mia penna? Ferma, ladra di penne! Che vuoi? Come dovrei scrivere? Non lo so. Mi ha rubato la penna, cattiva! Non fare la poppante. Correggo subito il tuo compito. Ecco qui. Sta scherzando! Che cosa vuoi? Ma perché fa così? Oh, va bene. Che cosa ha fatto? Una B più, lo accetto. Levati di torno. Ok. Odio questo lavoro. I bambini sono tremendi. Pronti per il compito, potete cominciare senza imbrogliare. Bene, ecco qui. Devo solo prendere una cosa. Cosa? Dov'è finita? Aspetta, non capisco. Wow, che figata! Ma lei dov'è? Io non c'entro. Forse ho le allucinazioni. Taci e mettiti al lavoro. Oh, andiamo, non è giusto. Sapevo che l'avrei spuntata. Promette bene. Che stai guardando? Non è ovvio. Guarda, festa scolastica ed è alle 6:30. Che ore sono? È tra 20 minuti. Dobbiamo prepararci. Non possiamo perdere tempo. Come sto? No, un brufolo enorme. Deve sparire. So cosa fare. Questo mi salverà. Addio, brufolo. Lo terrò premuto contro il brufolo e farà il suo dovere. Ora aspetto. Ah, ma che devo fare? Oh, cos'è quello? Un distruttore di brufoli. Wow, voglio provarlo. Non se ne parla. Pazienza, non lo volevo comunque. Aspetta, ho un'idea. Chissà. Vale la pena provare. Userò una matita per unire i brufoli. Il righello manterrà le linee dritte. Ora colorerò i brufoli. Verrà benissimo. Aggiungo alcuni ritocchi finali. È favoloso. Pronta per la festa. Arrivo! Sono emozionata! Troppi alberi in questa foresta. Oh, che ore sono? Santo cielo! Vediamo, sono tutti pronti per cominciare? Oh, non mi sembra. Va bene, cominciamo. Ho qui dei compassi tutti per voi. Ho bisogno che disegnate un cerchio che corrisponda a quello sulla lavagna. Venite qui, prendetene uno. Forza, su! Oh, accidenti! Non posso credere che dobbiamo fare un cerchio. Fate come vi ho detto e prendetene uno. Ehi! Aspetta, non ce ne sono più! Che diamine! Sta di nuovo dormendo. Che dovrei fare adesso? Che strazio! Come posso fare? Come faccio a disegnare un cerchio? Tutto quello che ho è questo righello. Ah, non capisco come funziona. Questo stupido coso non funziona. Non riesco a disegnare un cerchio. Che diamine. Jake ne ha uno e non sa neanche usarlo. Che cavolo, è frustrante. Ah, lo odio. Oh, anche lei non ci riesce. Ehi, so io cosa fare. Lo apro e basta. Perfetto. Ok, forse posso fare qualcosa con questo righello. Posso usarlo per tracciare una linea? Oh, no, non ha funzionato. Forse posso farlo senza il righello? No, non funziona. Avanti, righello, ho bisogno del tuo aiuto. Ah, ho capito. Sul righello metto un segno ogni 2 centimetri fino alla fine. Grande! Quindi adesso farò un foro su ciascun segno. Perfetto, sono pronta a vedere se funziona. Appoggio il righello e poi metto una matita nel foro centrale. Devo solo girare adesso. Porterò la mia mano da questa parte e finirò il disegno. Sì, ha funzionato! Accidenti, hai fatto un cerchio perfetto! Ehi, mi ha portato il compasso? Era ora. Oh, che rottura! Odio studiare! Non capisco nemmeno queste equazioni! Basta, mi arrendo! Non sono brava in questa materia! Che diavolo è quello? È un peluche per te. Vuoi giocare?
Mi dispiace, non posso. Devo studiare e finire di fare i compiti. Vorrei tanto dormire, sono così stanca. Ups, mi sono addormentata. Devo riuscire a finire. Che sta succedendo? Dove sono? Questo è il peggior test che abbia mai visto! Mi sono addormentata mentre studiavo, fallirò al test! Giorno, ti piace il mio palloncino? Vuoi giocare con me? Vedi, ho aggiunto un nastro al mio palloncino in modo che non voli via. Ehi, forse posso farci qualcosa! Ho un palloncino e adesso ho bisogno di questo pennarello. Ci scrivo sopra le equazioni. Devo solo sgonfiare il palloncino. E ora che è piccolo ci passo sopra un pezzo di scotch. Tengo fermo il palloncino, tolgo lo scotch e lo metto sull'unghia. Ci sta perfettamente. Bene, adesso posso superare questo test grazie alla mia unghia. Nessuno se n'è accorto, sono così intelligente. Fammi vedere se sta barando qualche foglietto. Bene, fammi dare un'occhiata da vicino, mi serve la mia torcia. Guardami, apri bene la bocca. Bene, puoi andare, sono felice che non stai barando. Oh, ci è mancato poco. Ma sono la migliore! I risultati del test. È uno scherzo! Forse posso cambiarlo. Non ha funzionato e adesso come faccio? Un 4. Forse posso raschiarlo via. Oh, è ridicolo. Pensa... Ah, ci sono! Mi servono questa pistola a caldo e un bastoncino di colla, sì. Metterò un po' di colla all'estremità e lo premerò sull'inchiostro. Spingerò per qualche secondo ed è venuto via. Sono un genio? Beh, forse no. E adesso mi darò un voto alto. Mi merito un bell'otto, guarda un po'. Ti credi di essere così intelligente e ti metti sempre in mostra. La prossima volta dimmi le risposte. Aspetta, lo sapevi che c'era un test? Psst. Chi è quel tipo inquietante? Ho quello che ti serve. Matematica, inglese, risposta multipla. Mi hai convinta. Prima i soldi. Ovviamente. Fammi vedere cos'è. Penso che queste saranno sufficienti. Ecco qui alla moda e ci sono tutte le risposte. È fantastico, grazie. Un altro cliente soddisfatto. Ciao, puoi aiutarmi? Con il tuo stile non faccio mica miracoli. Come sono emozionata. Questa è la gomma più intelligente che esiste. Molto meglio che studiare. Devo comprare anch'io le risposte e devono esserci delle caramelle. Con questa non otterrò molto. Mi scusi, che cosa posso ottenere con questa? Ah, mi fai morire. Vattene via. Andrò via come un ninja. Perché non cammina? Perfetto, e adesso come farò? Aspetta, ho avuto un'idea. Vale la pena provare. Metterò la custodia sullo schermo, così posso scorrere tutte le risposte. Sono pronta. Non potrete imbrogliare, non nella mia aula. Devo nasconderlo. Vediamo cosa dice lo scanner rivela imbroglioni. Non va bene. Lo sapevo. Stai imbrogliando. Con una gomma. Sono disgustata. Dovrei farlo a ogni test. Che cosa abbiamo qui? Nessuno può battere il mio scanner. Stai usando un cappello per nascondere le risposte? Oh, fregata. Finora tutto ok. Oh, l'insegnante sta arrivando. So che troverò qualcosa. Per favore, non suonare. Oh? Deve essersi rotto. Vedi, non sto barando. Che brava ragazza. Mi arrendo. Che bel sonno! Che ore sono? Oh no! Sono in ritardo per la scuola! Devo sbrigarmi! Prenderò dei vestiti. Ah, forse ne ho troppi! La mia testa! Almeno ho risparmiato un po' di tempo. Buongiorno, mamma! Ecco la tua colazione! Come ti sei conciata? Scusa, mamma, devo andare. Che ragazza strana. Oh no, non di nuovo. Non posso farlo tutti i giorni. Buongiorno, devo andare, mamma. Ma cosa si è messa? Quella ragazza deve vestirsi meglio. Questa stanza è un disastro.
Ci sono vestiti ovunque. Devo fare tutto io? Ho avuto una grande idea. Tirerò fuori questi vestiti e metterò questo organizer. Le cose sono già più ordinate. Un outfit per tutti i giorni. Ecco, la mamma sa sempre che fare. Sveglia, devi andare a scuola? Che cosa? Stavo facendo un bel sogno. È ora di vestirsi? Ta-da! Forza! Ok, sono sveglia. Guarda, è tutto pulito e ordinato. Mamma, wow, vedo tutti i vestiti! E sono già tutti abbinati. Che bella idea! Questo mi sta benissimo. Oh no, e ora? Sei così sciocca. Ti auguro una buona giornata. Grazie, mamma, sei la migliore. Il mio unicorno personale è così carino. Ma hai bisogno di un po' di colore. I miei pennarelli sono qui da qualche parte, vero? Oh no, c'è qualcosa che non va. C'è inchiostro ovunque. Non posso disegnare con questi. Mamma! Che c'è che non va, tesoro? Guarda i miei pennarelli. Oh, tesoro, va tutto bene. La mamma sa cosa fare. Intanto puliamo questo casino. Non possiamo avere le mani sporche. Puliamo anche lo zaino. Non funziona. Aspetta, prenderemo un altro zaino. Fammi prendere il telefono. Wow, gli zaini sono così costosi. Andrà tutto bene. La mamma deve vedere quanti soldi ha. Oh. Sapevo che era troppo bello per essere vero. Odio vedere la mia bambina così triste. Aspetta, penso di sapere come sistemare tutto. Potrebbe funzionare. Per nascondere le macchie, devi soltanto prendere del feltro colorato. Taglia il feltro a forma di unicorno. Applica la colla su ogni parte e assicurati di coprire tutto il feltro. Quindi attacca i pezzi allo zaino. Fallo per ogni parte e crea un unicorno. Alla fine la macchia di inchiostro non si vedrà più. Non possiamo dimenticarci gli occhi e anche le sue belle folte ciglia. Adesso sì che è magico. Ciao tesoro, tutto ok? Sono riuscita a pulirmi le mani. Bene, la mamma ti ha fatto questo. Uno zaino unicorno! Lo adoro, grazie mamma! Di niente tesoro. È perfetto! So la risposta e... fatto! No? Oh, la mia matita si è rotta! Ecco cosa mi serve! Devo essere furba! Che stai facendo, è mio? Gelosa? Ah, quanto mi diverto! Situazione ambigua, ok. Comunque... dove ho messo il temperino? No! Qualcosa qui sotto? Solo un sacco di gomme. Come farò? Au, c'è qualcosa nella mia scarpa. Che cos'è? Il temperino! Sapevo di averlo messo in un posto sicuro. Quell'odore viene dalle mie scarpe. Oh, puzzano da morire. Ma almeno ho il mio temperino. Aspetta, ho avuto un'idea. Mi serve un po' di gomma. Perfetto, credo che funzionerà. Metterò la gomma sul mio anello e quindi ci attaccherò il temperino. Non lo perderò più. Nana! Oh, che figo! Ed è comodo. Adesso posso finire i compiti. Luna! Non farlo. Ciao! Ok, vieni qui. Devo fare i compiti, ok? Ok, io mi metto a disegnare. Va bene. Wow, che bel disegno! È una casa, ho quasi fatto. Anch'io. Guarda, Luna! Che stai facendo? Oh no, non sono stata io! È su tutti i miei libri! Scusa, però è bello! È tutto rovinato! Guarda! Come faccio adesso? Aspetta, questo inchiostro potrebbe tornarmi utile. Ora penso di poter coprire tutti questi disegni. Intanto posizionerò della carta sul quaderno.
quindi userò dei pennarelli per creare dei motivi sulla carta così. Per un effetto più vivace userò colori diversi. Mi piace, ma non ho ancora finito. Prenderò un sacchetto di plastica e ci verserò dentro l'inchiostro. Bisogna fare attenzione a non farlo fuoriuscire. Una volta fatto, sigillo il sacchetto e lo posiziono sul quaderno. Stendo l'inchiostro, prendo del feltro e ritaglio un bordo per il quaderno. Devo solo attaccarlo al quaderno e divertirmi adesso. È un ottimo modo per passare il tempo quando ti annoi. Che bella idea! Non sto facendo niente, giuro! Ehi, è tutto ok? Aspetta, è per me! Certo! Ah, com'è divertente! Guarda, sto facendo delle belle forme! Grazie, Luna! Dai, entra! Forse ho troppe cose nel mio armadietto. Per favore, chiuditi! Quasi! Oh, finalmente! Oh! Pensavo che non ci sarei mai riuscita! Ah, sono così stanca! L'armadietto di Cheryl è aperto. Come strano! Cheryl, stai bene? Cheryl, svegliati! Non voglio andare a scuola, mamma. Dovrei aiutarla, ma come? Forse questa busta mi tornerà utile? E anche questa calamita! Sì, funzionerà! Metterò la busta nell'armadietto e la terrò in posizione con la calamita. Farò lo stesso dall'altra parte, dovrebbe andare. Poi riempirò le buste con tutte le cose di Cheryl. Questo la aiuterà a tenere organizzato l'armadietto. Wow, ha un sacco di roba, che differenza! Adesso l'aiuto a svegliarsi, yuhu! Tu, sei un angelo? Oh, sei solo Luna. Ho riordinato l'armadietto per te. Adesso posso vedere che cosa c'è! Oh, è così pulito! L'adoro! Grazie, sei la migliore! Prego, lasciami adesso, mi stai schiacciando! Nessun problema, amica mia. Devo prendere i libri per le lezioni. Ops! E fai finta di non aver visto niente. Luna ha le risposte. Meno male che so le risposte. Sono così felice che anche Luna sappia che sta facendo. Grazie a un piccolo aiuto, sì. Devo essere veloce. Non può essere, sta barando! Com'è subdola. Cheryl! Smettila! Ma sei così cattiva! Fa niente, farò un piccolo spuntino. Mi serve proprio. Cioccolato! È una barretta di cioccolato! Sembra così buona! Devo averla! Sono così affamata ed è così gustosa! Cheryl, potrei avere un pezzettino? Bene, bene, bene. No. Adesso basta, non ho paura di te. Ora sono cavoli, c'è solo una cosa da fare. Qualcuno ha aperto la finestra? Una barretta di cioccolato. Ancora? Come vuoi, prendi. Dammi le risposte. Altre? Bene. Contenta? È un piacere fare affari con te. Grazie, amica. Grazie. Io odio studiare, mi tornerà molto utile. Che sta succedendo qui? Sono così deluso. Datemi tutto. Oh. Andate in punizione entrambe. Non ci posso credere. Dilettanti. Ecco come si intrufola il cibo in classe. Delizioso, io amo questo lavoro. Sì. Sono così eccitata per il corso di arte. Ok, ragazzi, oggi voglio che disegnate un gatto. Guardate il suo bel visetto. Cominciate. Oh, sarà difficile. Ecco la sua coda. Wow, non è carino. Finito. Ho dovuto sbrigarmi, quindi non è venuto benissimo. Cosa? Incredibile! Mua, mua. Questo è il giorno peggiore di sempre. Da qui. Ah, per te questo ed altro. Ho un'idea. Potrebbe funzionare, sì. Se avvolgo l'elastico attorno alle penne e faccio lo stesso dall'altra parte, posso ricreare il gatto sul mio quaderno. Sta funzionando!
Finché seguo le linee verrà una copia perfetta. Wow, come figo, è perfetto! Sono impressionata, Cheryl. Grazie, mi viene naturale. Una B? Meravigliosa come sempre, Luna. A più, continua così. Grazie. Oh no, sta ancora stampando. Shh, basta. Cosa? Non c'è niente da vedere qui. Odio le lezioni di arte. Com'è difficile, non capisco. No, non è giusto. Devo essere veloce. Adesso sarà molto più difficile. Non imparerai mai in questo modo, Cheryl. Posso andare in bagno? Vai, sbrigati. Non supererò mai questa materia. Voglio un bicchiere d'acqua. Mi serve una pausa dal duro lavoro. E ho bisogno di pensare a un piano. Aspetta, ho capito! Non ci riesco! Ma che grande idea! Scriverò i numeri su questo bicchiere. Poi ci infilerò dentro un altro bicchiere. Disegnerò i segni di addizione e sottrazione su questo bicchiere e lo ripeterò su più bicchieri. Devo solo far scorrere i bicchieri per ottenere la risposta. Sì, ci sono! Non avrei mai risposto correttamente. Ma adesso sì che è semplice. Tra un po' dovrò usare le dita dei piedi. Forse dovrei aiutare Luna? Ehi, tieniti i calzini, usa questo. Wow, grazie! Aspetta, che stai facendo? Ci ho provato. Sono così confusa. Sei così bella. Ciao Luna, stai benissimo. Che situazione. È così fastidioso. Ora basta. Con voi due è sempre la stessa storia. Wow, calmati. Ho un'idea. So io come parlare con Kevin senza infastidire Cheryl. Intanto coprirò il mio quaderno con questo nastro. Dovrebbe funzionare. Poi taglierò un quadrato da questa spugna, proprio così. E applicherò della colla sulla spugna. Non me ne servirà molta. Attaccherò la spugna su questa penna così e adesso scriverò un messaggio per Kevin. Ecco. Ehi, passa questo a Kevin. È per te, prendilo. Fighissimo, devo rispondere? Ancora con queste cose? Lo dico alla prof, professoressa! Prendo io quello. Fammi cancellare il messaggio. Non vedo l'ora che arrivi stasera. Dammelo, prof! Guardi qui! Sì, Cheryl. Si stanno passando dei messaggi. Ma prima c'era. Non farmi perdere tempo, Cheryl. Ma c'era un messaggio! L'ho visto! Oh no, il mio test! Sarò bocciata! No! Ci vediamo stasera? Non vedo l'ora. Come può essere? Devo continuare a leggere! Ok, ora ha senso. E se... Oh, ouch, che botta! La classe dei fighi? Oddio! Ok, calma. Potrebbe essere la tua occasione. Oh, devo entrare. Oh, mio Dio! Ma è fantastico! Guarda quanti studenti fighissimi! Alcuni si fanno dei tatuaggi! E quello ha una chitarra! Fantastico! Continua, questo tatuaggio sarà una figata! Farà male? Spero che abbia sterilizzato gli aghi! Oh, lei sembra una tipa gentile! Forse no. Wow, ha sconfitto quel ragazzo a braccio di ferro. Non ci credo, è l'insegnante.
Cosa? Un dress code? Bene, cosa mi serve? Vediamo. Ho piercing. Un bel po' di piercing. Che faccio? Non sono abbastanza figa per questa classe, ma ho tutti questi compiti già fatti. Un momento. La graffetta. Sì, potrei farci qualcosa. Bene, però me ne serviranno altre. 4 dovrebbero bastare. Ora mi serve una pinza. Metterò questi cerchietti che ho creato su labbra e naso. Ora devo cambiare vestiti e acconciature. È ora di presentarmi di nuovo alla classe. Che schianto! Benvenuta in classe! Fantastica! Sei una di noi! Guarda quei piercing spettacolari! Quanto mi piace! Mi faccio avanti! Ehi! Fallo dopo la lezione, per favore. Ok, va bene. Ma ehi, siediti accanto a me. Annie, mi renderesti l'uomo più felice del mondo? È un sì. Oh no! Niente anello per me, suppongo. Aspetta, so cosa fare. Grazie a questo trucco avrai un anello al dito in pochissimo tempo. Bello, vero? Adesso basta incollarlo proprio qui. Problema risolto. Allora, mi sposerai? Di nuovo? Spero ti entri. Wow! Ha detto sì, gente! Questo posto sembra proprio come nelle foto. Da dove comincio? Odio guardare le notizie. Aspetta, io? Ok, che succede? C'è un ladro che gira per la città. Fate attenzione ai vostri effetti personali. Questo tizio è in grado di arrivare ovunque. Le finestre chiuse sono la sua specialità. Un passante lo ha beccato e lo ha inseguito per strada, ma è riuscito a dileguarsi. Chiamate la polizia se avete qualsiasi informazione. La vostra casa è in pericolo! Oh, accidenti! Che sfiga, eh? Non posso andare più in vacanza. I miei gioielli sono ovunque. E anche i miei soldi. A meno che... Meno male che ho un piano. Tornerò presto. Ah, che bel viaggio! Ma prima di disfare le valigie, vediamo che cosa è successo qui. Il ladro! Guarda che sfacciato! Mi piace qui! Oh, una scatola di gioielli? Cosa? Nient'altro che una forcina! Oh, che spreco! Dov'è la roba buona qui? Ancora niente! Non ha senso, pensa! La spazzatura? Ah, non può essere! Ah, i poliziotti! Devo uscire di qui! Oh no! Bene, ha funzionato e tutto grazie ad una pallina. Guarda un po'. Impressionato? Invece di lasciare gli oggetti in luoghi ovvi, li ho messi in un posto davvero insolito. Nessuno guarderebbe qui dentro, ecco perché è il nascondiglio perfetto. Usa un pezzo di cartone come questo, poi ritaglia un cerchio al centro. Passa della colla a caldo e poi attaccaci la carta delle caramelle e altra spazzatura. Basta coprire per bene tutto il cartone. Ancora e ancora. Una volta che è completamente coperto, hai un bel nascondiglio. Oggi è il giorno più noioso di sempre. E adesso? Quelli sono carini. Chissà se... Mamma, volevo solo dirti che ti voglio bene. Oh, che ragazzo dolce sei! Sì, lo farò! Woohoo, sto arrivando! Oh, accidenti, sono rovinati! Mamma, ho qualcosa per te. Perché tu significhi così tanto per me? Oh, wow! Sono tutti tuoi! Solo per dimostrare che ci tengo a te, a dopo! Ora sono bloccata con questa spazzatura. Oh, beh... Aspetta,
Forse posso farci qualcosa. Ah, sì! Hai un vecchio contenitore di cartone? Capovolgilo e mettici sopra un calice di vino sotto sopra. Poi metti i fiori attorno al bordo, così. Usa tutti i colori che desideri. Quindi versa della resina liquida tutta intorno. Assicurati che sia riempito del tutto. Non preoccuparti, può andare sopra i fiori. Aspetta poi che si indurisca. Ora rimuovi il calice e avrai questo splendido braccialetto. È davvero unico. E se ne possono creare tantissimi. Mamma, ti piacciono i serpenti? Ah! Non sono reali, rilassati! Oh, che bello quello spettacolo! Avevano dei bei tatuaggi come questo? Cosa vuoi? Anch'io, devo averne uno anch'io! Basta, andrò subito a farmelo! David è improvvisamente così attraente. Ciao, posso toccarlo? Oh, oh! Au, fa male? No, non proprio. Ah, fa malissimo! Che mi stai facendo? Non abbiamo cominciato, vero? Ups. Pronto? Credo di sì. Oh cielo, sta succedendo sul serio! Ah! No. No, sei così coraggioso. Vorrei avere anch'io un bel tatuaggio. Ma almeno posso fingere. Guarda. Non è niente di che. Non come il mio. Oh. E adesso? Posso ancora impressionarlo. Vedi questo coso? Sì, posso farlo girare molto velocemente. Oh, non funziona. Come posso attirare l'attenzione di David? Lo so! Ehi, questo vestito mi sta proprio bene, vero? Voglio dire, insomma. Ah, sono senza speranza. Aspetta. Penso di sapere cosa fare. Prendi una graffetta e ritaglia l'estremità in questo modo. Ti troverai con tanti pezzi come questi. Te ne serviranno solo 4. Wow, che bei piercing! E ne hai così tanti! Io ho solo un unico tatuaggio. Vuoi uscire qualche volta? Ti piacerebbe? Non credo. Ha funzionato perfettamente. Bibi, fate largo! Mi piace viaggiare con stile. È l'unico modo. Woohoo! Si va a lezione! Lucchetto al monopattino. La prudenza non è mai troppa. Aspetta, che succede? Pista, arrivo io! La strada è mia! Che ne pensi? Guarda un po'. Un attimo solo. Ecco fatto. Ferma, ferma. È fuori controllo. Allora è questa la mia fine. Ah! L'ho quasi beccata. È finita. Sei impazzita. Potevo farmi male, sei una seccatura. Ops, il mio volante. Lo porterò con me. Sha-la-la-la-la, che bella canzone, ma la lezione sta cominciando. Qualcosa non va? Ciao, vicina, come va? Bene? Perché sta parlando con me? Ho gli auricolari. Fantastici, vero? Fingi di non aver visto. Fili, wow! Non importa, funzionano ancora. Comunque, guarda questo. È l'ultimo modello. Invidiosa? No, per nulla. Beh, forse un pochino. Un attimo, che cosa c'è nel cestino? È un pezzo di cartone. Mi è venuta un'idea. Ha solo bisogno di qualche modifica. Che sta facendo adesso? No, è impossibile. La tastiera è pronta, ora serve uno schermo. Questa stampa fa il suo dovere. Ora un laptop. Invidiosa, eh? È una tragedia. Ti manca qualcosa? È questo che fa la differenza? Ah, ci sono. Anch'io ho una mela. La metto sul cartone e la fisso con lo scotch. Non dovrebbe staccarsi. Dovrebbe bastare. Vuoi vedere questo? Ma che hai combinato? Mi fa troppo ridere. Non importa, a me piace. È la cosa più importante. Sono esausta, voglio rinfrescarmi. Maggiordomo?
Il suo ventilatore d'oro, permetta? Un venticello solo per lei. Che bello! Lo voglio anch'io! Userò questo cartone. Ah, molto meglio! Lo stai facendo a mano? Io non mi sporco le mani. Allora è così, ti sistemo io. Hai ragione, fantastico. Ti sei fregata il mio venticello? È mio. Ah, l'adoro. Ah, piantala, lo voglio io. Ora smettila, direzionalo qui. Mai. Come va, ragazzi? Oddio, mi gira la testa. Fermati, sul serio. Ha cominciato lei. C'è solo una cosa da fare. Io non guardo. È sicuro? Che sta facendo? Vi faccio vedere una cosa, guardate. Posiziono la tuta sul ventilatore. Prendete una gamba. Sono confusa. Non ho idea di che succeda. Ora vedrete. Accendo il ventilatore ed ecco che va. Caspita, è fantastico. Sto benissimo. Basta con le attività stressanti, ho in programma un tour di shopping. Faccio una merenda veloce, questo brownie sarà perfetto. Guarda che bontà di cioccolato. Delizioso, ne avevo proprio bisogno. E userò questo foglio per la lezione. Ah, ok. Prendo una matita. Aspetta, non posso usarle. Guardale, sono minuscole. Ah, fanno pena. Cosa posso fare? È quella la tua matita? È imbarazzante. Ho personalizzato queste a Parigi. Wow, puoi darmene una? Vuoi una delle mie matite? Assolutamente no. No, oh, sei così cattiva. È la vita. Basta così. Aspetta. Mi è venuta un'idea. Prendo questa. Buona questa bibita. Deve esserci rimasto qualcosa. Cos'è quel rumore? Non credo ai miei occhi. Mettiamoci al lavoro. Poso la cannuccia sul tavolo, infilo una matita in una estremità e l'altra matita in quest'altra. È la misura perfetta. Ora ho una nuova matita. Proviamola. Funziona! Fai sul serio? Oh, non mi farei mai vedere con quella. Quale matita dovrei usare? Questa? Oggi compito, qui non si usa il telefono. Ferma lì. Non fare un altro passo. Non avrai mica un telefono? Aspetta, fa sul serio? Torno subito. Ma che succede? Che strano. Non deve prendere il mio telefono, ma come posso fare? Dai, pensa. E questo che cos'è? È un astuccio di pastelli. Ci sono, sono un genio! Dovrò togliere i pastelli, voglio fare spazio per il telefono. Tolgo le matite colorate al centro. Dovrebbe bastare. Ora prendo il taglierino. Farò un taglio nella scatola, deve essere della stessa misura del telefono. Voglio fare un lembo. Sembra della misura giusta. Metto il telefono all'interno e poi richiudo. Nessuno lo scoprirà. Ok, ecco fatto. Sono tornata, posso entrare in classe? Questo lo vedremo, devo scansionarti. È davvero necessario? Sono pulita, onesta? Niente, non mi nascondi qualcosa, vero? Neanche per sogno. Mi mette un po' l'ansia. Ok, sei brava. Lo sapevo, ha funzionato. Ce l'ho fatta! Via libera, finalmente. Tiro fuori il telefono, ci ho scritto tutte le risposte. Otterrò sicuramente una A. Mi comporto naturalmente. Cos'è questo? È uno scherzo? Posso entrare? Cellulari vietati. Okay, tenga. Sono troppo occupata. È stato facile. Quella regola è assurda. Tanto ho un telefono nuovo, l'altro aveva già 3 mesi. Era il momento di sostituirlo, questo è molto meglio. La prof mi ha fatto un favore. Farò un po' di shopping online. Braccia distese! Un piegamento! Oh, dobbiamo proprio... Ferma! È ora di sudare un po'! Ah! Lo detesto! Chi la dura la vince! Non voglio vincere nulla io! Ho un'idea, forse questo ti motiverà! Wow! È cioccolato! Accetto la proposta! Non fermarti!
Mollalo, aspetta. Oh, buono. Non mi spiace tanto. Con questo ho chiuso. Ci vuole un approccio diverso. Potrebbe funzionare, sì. Ma che sta facendo? Cosa ne pensi? Guarda quelle sabbie dorate. Wow, voglio andarci. Perfetto. Mi preparo per la spiaggia. Meno male funziona. Torno più tardi. Continuo a correre. Ha, che ridere. Pronta per cominciare? Sarà divertente. Non penso proprio. Ho cose migliori da fare. Selfie? Forza, ti divertirai! Non vuoi lasciarmi in pace, eh? Ok, dammi i pesi. Oh, che schifo! Vuoi che usi questi? Guardali! Sono disgustosi! Io non li tocco! Pronto? Voglio il tuo aiuto! Ora aspetto. Fammeli vedere. Ok. Ah, molto meglio questi. Voglio apparire bella quando mi alleno, come sempre. Sì, perfetto. Sono carina. Ma che ti prende? Ehi, smettila! Non farmi usare il fischietto. Ah, non fare così. Ok. Sì, corriamo sul posto. Avanti. No, io non corro. Ah, ma certo. Guarda che cosa ho preso. Indossalo. Che roba è? Che sta succedendo? Dammi solo un secondo. E... azione! Ah, questo cambia tutto! Guarda quelle sabbie dorate! Lo sapevo, ti piace! Il mio lavoro è finito! Evviva! Niente può fermarmi! Aspetta! No! Au! Forse non era una buona idea. È meglio filare via. È meglio che mi prepari per la lezione. Ottima idea. Dov'è la mia penna? Maggiordomo? Così va meglio. Aspetta un secondo, non scrive. Maggiordomo, abbiamo un problema. Oh, ecco. È uno scherzo? Che succede? Questa situazione è ridicola. Maggiordomo, basta così. Ne ho avuto abbastanza. Che fastidio. Fammi dare un'occhiata. Mi è venuta un'idea. Devo solo inumidire le punte, così dovrebbe andare. Guarda un po', un bellissimo arcobaleno. Yeah! Stai bene, Ava? Maggiordomo, sai cosa fare, non deludermi. Wow, guarda un po', che meraviglia. C'è una scelta infinita. Ragazzi, fate attenzione, oggi disegneremo delle sirene. In un certo senso sono come i pesci. Wow, che figata! Inizio subito! Ah, la mia matita fortunata! Non mi ha mai deluso! Che scena pietosa! Devo fare una telefonata! Sono sul posto! La situazione sembra tranquilla! Nessuna minaccia apparente! La merce è al sicuro! È ora di consegnare la valigetta! Andiamo! La cosa interessante è... Ah? Finalmente sei arrivato! Dovevo assicurarmi di non essere seguito! Credo le piacerà! Abbiamo perlustrato tutto il globo per portarle. Wow, che spettacolo! Hai fatto un buon lavoro! Guarda tutti questi colori, hai visto? Ah, che te ne pare? Che hai detto? Wow, sono fantastici! Sono molto meglio della mia matita. Oh, oh no! Questo non ci voleva. Oh, è stato divertente. Adesso ti metterai a piangere, secchione? Cosa? Non essere cattivo! Quella battuta mi ha davvero ferito! Adesso dirò tutto alla mamma! Per caso devo avere paura? Ah, che botto! Dalla me! Preso! Ehi, devo dire che sono bravo! Questo dovrebbe essere l'ultimo! Hai visto? Incredibile! Wow, come hai fatto! Un momento, mi è venuta un'idea! Posso riutilizzare questo tubo per le patatine? Così! Prima devo bucare la base! Poi rimuovo il tappo! Verso le caramelle nel tubo. Mmm, che buone! E basta così. Successivamente devo ritagliare un disco dal tappo. Così è perfetto. Devo entrare dentro al tubo e adesso lo decoro. Avvolgerò la carta intorno al tubo e la sigillerò per bene. Ecco un fantastico portapenne, carino, vero? Quel ragazzo farà strada. Potremmo aver bisogno di qualcuno come lui. Penso di meritarmi un premio. Mmm, buonissima! E l'insegnante non ne ha la minima idea. Sto cercando di concentrarmi. Mi servono altre caramelle. Devo essere furtivo.
Vediamo che abbiamo qui. Caspita, che tragedia. È sicuramente una F. Questo è ancora peggio. Terribile, assolutamente terribile. È il momento della verità. Guarda com'è carino quel selfie. Se solo dedicassi lo stesso tempo allo studio. F? Questa macchia non viene via. Ah, è il compito. Oh no, un'altra F. Mio padre si arrabbierà tantissimo. Niente più carta di credito. Solo i bravi studenti possono spendere i miei soldi. Ma papà, ho fatto del mio meglio. Dell'oro e viva. Così imparerai la lezione. Aiuto. Non è possibile, no. Sono nei guai fino al collo. Ecco a voi. David, come hai potuto? Non riesco neanche a guardarti. Ecco il tuo nuovo telefono. Stai scherzando? Pronto? Che roba strana. Non posso permettere che accada. Devo parlare col prof. Questo voto non va bene. Questo voto non va bene. Dovrebbe cambiarlo. Stai cercando di corrompermi? Io mai, non lo farei mai. Ah, capito. Dammi un secondo. Ecco fatto. Grazie. Quando vuoi. Questo lavoro mi piace abbastanza. Non è possibile. Ehi, guarda un po', ho preso una A più. Che, come hai fatto? Evidentemente sono molto intelligente, che posso farci? Ma certo, ho trovato, sarà facilissimo. Ripasserò sopra la F in questo modo. Ecco, molto meglio. Dovrei prendere una A più per questa idea. Mamma e papà saranno orgogliosi. Lo sto pubblicando sui social. Ma dai, anche tu hai preso A più. Certo. È davvero facile quando ci pensi. Di che sta parlando? Sono così confusa. Oh no, non adesso. Ho finito i fogli. Ho trovato, userò delle banconote. Oh, me ne servono altre. Potrebbe rallentare un po'? C'è molto da scrivere. Un momento, che ha detto? Dammi solo un secondo, potrebbe ripetere? Io non capisco. Ora la parte importante vi piacerà di sicuro. È semplicemente emozionante. Prenderò in parola quello che dice. Anche io ho finito i fogli. Ehi, la mia mano. Scriverò su questa. Ci sono troppe informazioni. Ma cosa? Il tempo è finito, accidenti. Beh, ragazzi, la lezione è conclusa. Meglio pulire tutto. Ecco, peccato, era divertente. Ci vediamo. Come? Non avevo finito. E ora che facciamo? Non male. Adoro questo rossetto. Non voglio arrivare tardi a lezione. Attento! Oh, che è successo? Mi verrà un bel vernoccolo. È meglio che raccolga le mie cose. Questo non è mio. Guarda che strano. È il tuo quaderno questo? Che eleganza! Dammelo. Non sai apprezzare le cose belle. Ecco il mio timbro. Adesso timbrerò tutte le mie cose, così vedrai che cosa mi appartiene. Non mi importa molto. Una colla stick, questo potrebbe tornarmi utile. Non ho bisogno di un timbro elegante. Questa farà proprio al caso mio. Mi metto subito al lavoro. Mi servirà un taglierino, lo userò per intagliare la colla stick. Rimuovo alcune sezioni e farò con calma. Basta un errore per rovinare tutto. Eliminerò questa parte. Sì, dovrebbe andare. Ora mi servirà un po' di colore. Userò degli acquerelli, farò in modo che la colla stick sia ben coperta. Ok, è il momento della verità. Premendo sul foglio rimane l'impronta. Ma che diamine, anche tu hai un timbro. Ora ti faccio vedere. Ah, è così, eh? Sono una macchina timbratrice. Non mi batterai mai. Ah, com'è fastidiosa. Questo poster è mio. Questo è quello che pensi? Oh no, non ci provare, ho sempre voluto questo poster. Sei troppo lento. Ah. Ho preso l'orologio, potrei andare avanti tutto il giorno. Questa è mia. Ho sempre desiderato il trofeo. Ma che succede? Oh, questo forse è stato un errore. Che cosa? Oh no! Siete seri? Basta così! C'è solo una cosa da fare. Ti sei meritato un brutto voto e anche tu. Immagino che sia giusto. Fuori di qui! Fatemi tornare al lavoro. Questa lezione è veramente noiosa. E questo cos'è? Da dove è arrivato? Un test. Ma sul serio? Hai detto un test? No, dai, deve essere uno scherzo, giusto? No, è tutto vero. Ed è difficile. Oh, ma dai. Non ho neanche studiato.
Per fortuna non ho bisogno di studiare, posso usare il mio telefono, lo metterò nel mio astuccio. Avrò tutte le risposte a portata di mano. Questa non la sapevo. Sarà facilissimo. Buona fortuna, David. Non ce la farò mai. Immagino che sarà un'altra F, a meno che... Mi è venuta un'idea. Devo solo fare qualche modifica alla mia penna e inizierò smontandola. Devo rimuovere l'impugnatura e... Ecco fatto. Ora posizionerò una striscia di carta sulla penna dove ci saranno tutte le risposte. Poi rimetterò l'impugnatura, farò in modo che copra il foglio con le risposte, così è perfetta. Ora non avrò problemi. Interessante. E l'insegnante non ne ha la minima idea. Devo solo far girare la penna e ho tutte le risposte. Ecco che stavo cercando. Farò meglio a sbrigarmi. Che succede qui? Gran bel test, uno dei migliori, eh? Davvero impegnativo. Oh, la prof! Meglio cambiare l'immagine del telefono. Stavo cercando una penna. Ok. Meno male, ci è mancato poco. Hai ragione. Fortunatamente non sospetta di nulla. Sarà il nostro segreto. Wow, non così in fretta. Qui dentro non sono ammessi i dolciumi. Certo, posso entrare? Non penso. Prima devo controllare. Ferma lì. Niente, sei pulita. Puoi entrare. Questa scuola deve rimanere pulita. Ah, che fame. Stai bene? Ah, certo. Credo sia il momento di uno spuntino. Fortunatamente sono più intelligente di quella guardia. Ecco che cosa significa usare la testa, me lo godrò tutto. Che profumino. Prova. Che cos'è? Sembra buonissimo, adoro la crema alle nocciole. È la mia preferita. Buonissimo. Ah, era proprio quello che volevo. Mi sono goduta ogni boccone. Oh, devo dirti una cosa. Hai infranto le regole, sei un insegnante? Sì, e tu stai per finire in punizione. Ah, questo non ci voleva. Non sono neanche finita a riuscire di mangiare la mia cioccolata. Che mondo ingiusto. Mi spiace, ma non faccio io le regole. Tira fuori tutti i dolci e intendo tutti. Va bene, eccoli. Non mi piace questa cosa. Le regole sono regole, avanti il prossimo. Caspita, non ci credo. Guardatela. Wow, è la ragazza dei miei sogni. Ho il cuore in subbuglio, e cioè volevo dire... Sarà meglio che tu non abbia niente con te, dico sul serio. Io? Non oserei mai. Ho solo un gran senso estetico. Vedi, questa è l'ultima moda. È un abito dolcissimo. Non è il mio genere, comunque puoi entrare. Grazie, ci vediamo. Con me non passa nulla. Ciao, la lezione sta per cominciare. Classe, un po' di attenzione. La lezione di oggi è molto importante. Parleremo approfonditamente del trucco. Cominciamo, è il momento giusto. L'insegnante è occupata. È ora della merenda. Come sono buone, non riesco a smettere di mangiarle. È un dolcetto quello. Posso averne un po' anch'io? Dai, per favore. Certo, perché no? Wow, grazie. Sono buonissimi. Sapevo ti sarebbero piaciuti. Vediamo chi può aiutarmi. Tu? Io? Ok. Questo dovrebbe essere facile. Cosa manca? Ma certo, il mascara. Ehi, ma il tuo vestito ha qualcosa di strano. Sembrano dolciumi. No, non può essere. È soltanto la mia immaginazione. Un piccolo tocco di mascara può fare la differenza. Ci hai provato. Ehi, come va? Spero proprio che tu non abbia dei dolciumi con te. Dico sul serio. Io non lo farei mai. Posso entrare? Devo controllarti. Aspetta. Quello cos'è? Forza, dammelo. Oh no, qui si mette male. Posso spiegare? Non voglio sentire una parola. Siamo un'ottima squadra. Potrei farlo all'infinito. Devo nascondere il mio zucchero filato. Va bene, cominciamo. Comportiamoci in maniera naturale. Sono bravissima a farlo. Vediamo che cosa abbiamo qui. Oh, che classe. Che stile. Controllo antidolciumi. Non ho nulla. Io le credo. Ma la prudenza non è mai troppa. Questo scanner funziona ancora? Riproviamo.
No, non ha niente con sé, puoi entrare. Amo il mio lavoro. Bella giacca. Grazie. Ma il gusto è addirittura migliore. Buono. Che stai facendo? Che schifo. Cosa? Cosa c'è che non va? Fidatevi, dovreste provarla. Che roba strana. Un momento, zucchero filato. È stata lì tutto il giorno. Sono sempre allerta. Potrebbe essere un problema. Wow, l'hai vista? Che avete da fissare? Beh, fate pure. Pensi quello che penso io? Forza, iniziamo. E ora ritocchiamo il trucco. Applicherò un po' di gloss sulle palpebre e poi farò piovere degli zuccherini. Quanti colori! È come se avessi un arcobaleno sugli occhi. Tocca a te. Guarda qui, farò risaltare le mie labbra. Avrò bisogno di molti zuccherini. Mua! È meglio di qualsiasi altro rossetto. Pronta? Siamo pronte per la lezione. Ferme lì, qualcosa da dichiarare? Non ho nulla. Io odio i dolciumi. Fatemi controllare meglio. Sembra tutto in ordine, avete detto la verità. Ok, entrate pure, ma vi terrò d'occhio. Non la deluderemo. Forza, muoviti. Ci è mancato poco. Hai ragione, ma è andato tutto secondo i piani. Ragazze, un po' di attenzione, questo lo troverete sul test. Lo spiegherò solo una volta. Allora, che succede laggiù? Avete delle caramelle sul viso? Non so di cosa parla, è solo un po' di trucco. Trucco dolce e zuccherato. Buonissimo. Oh! Sembrate affamate, posso solo fare una cosa, questo è per voi. Davvero? Wow, grazie! Potrebbe essere la mia lezione preferita, guarda quante caramelle! Abbiamo vinto la lotteria! Dammele, dammele! Prof, sei fantastica! Ecco le gioie dell'insegnamento! Sto per commuovermi! Wow, questa sfilata è pazzesca! Ok, nessuno mi guarda, è ora di viziarmi un po'! Ma dove hai preso questo croissant? Ho famissima, non mangio da ore! Oh no, devo nasconderlo! Un po' di cipria qui... vediamo... Forse questo? Sì, andrà benissimo! Ma che succede qui? Che sono quelle? Briciole? Qualcuno stava mangiando? Avete portato del cibo! Cibo alla mia sfilata! Cos'è questa roba disgustosa? Ve lo dico io cos'è! Spazzatura! E tu? Che mi nascondi? No? Beh, prova allora! Phew! Finalmente se n'è andata! Muoio di fame e ho bisogno di uno snack! Ma ti sei mangiata l'ombretto? Che schifo! Guarda, non è ombretto! Ora ti faccio vedere! Ho preso una caramella quadrata e le ho tolto l'involucro! Poi un gioco da ragazzi. Ho iniziato a lavorarla con le mani. L'ho resa tonda e morbida. E poi una volta arrotondata l'ho appiattita un po'. Poi ho preso la palette e ho tolto gli ombretti. Le caramelle entrano perfettamente al loro posto. Così ho riempito ogni singolo cerchio con le caramelle. Visto? Non sto mangiando i trucchi. Prendine una. Oh, grazie. È buonissima. Ok, apro l'armadietto. E tiro fuori le mie caramelle imboscate. Via libera, a quanto pare. Quindi è il momento della gomma. Ehi, ne vogliamo un po' anche noi. Ma uffa, era la mia gomma. Ecco, prendete. Tutti ne avranno un po'. Oh no, è rimasto solo un pezzetto piccolissimo per me. Vorrei poterla nascondere, così nessuno me la chiederebbe più. Oh sì, ho proprio una bella idea. Ok, ecco il mio rotolo di gomma. Ne srotolo una parte e poi la taglio. Così è abbastanza. E ora la mia felpa. Devo usare della colla commestibile per questa parte. Metterò un po' di colla sulla felpa facendo un bel disegno, così. E poi attaccherò delle strisce di gomma sulla felpa. È venuta bellissima! C'è qualcuno in giro?
No, significa che posso rivelare il segreto della mia felpa. Nessuno sa che ho la gomma. Nessuno me la scroccherà più. Oh, ups. Ho visto cosa hai in mano. Posso averne un pezzo? Oh, certo, tenga. Ottimo, grazie. Il mio gusto preferito. Phew, me la sono vista brutta. Potevo finire nei guai. Meno male, c'è ancora gomma per me. Questa sfilata è così esclusiva. C'è solo una regola qui. Niente dolci. Ok, capito. Nemmeno la cioccolata. Odio queste cose. Se volete uno spuntino, provate il sedano. È sano e delizioso. Potete mangiarne quanto volete. Sono contento che ci siamo capiti. Io non voglio il sedano, non mi piace. Beh, non preoccuparti, ho un piano. Ho nascosto delle Skittles. Puoi prenderne un po'. Che ho detto sui dolci? Non si possono mangiare qui. Me le prendo. Mi spiace che si sia preso le caramelle. Ma guarda qui, guarda che scarpe! Non sono mica delle scarpe qualunque. Hai nascosto le Skittles sulle scarpe? Geniale! Serviti pure, prendi la gialla, so che sono le tue preferite. Molto meglio del noiosissimo sedano. Oddio, ho appena avuto un'idea geniale, torno subito. Beh, così mangio più Skittles io. Ehi, guarda, sono tornata con dei vestiti nuovi. Wow, hai fatto un intero outfit di Skittles. Bello, vero? Oh no, è tornato, sicuro ci becca di nuovo. Cosa abbiamo qui? Questo outfit? Non credo ai miei occhi. È magnifico, glorioso, un capolavoro. Oh, sì, l'ho fatto io. L'aggettivo giusto è delizioso. Ehi, fermo lì. Sto entrando. Signorina? Ah, ma tu lo sai chi sono io? Ferma lì. Io? Non si entra col cibo, vedi? Io non prendo ordini da nessuno. Mi riconosci? E allora? Io sono quello sui poster. Ma che cavolo! Niente cibo, ho detto, su. Braccia in alto. Vediamo. Sì, sembri a posto. I'm the bad guy. Woohoo! Ok, fa niente. Incredibile, mi ha fatto passare. Questo deve sparire, su. Oh, un attimo. Ma quella non era la cantante. Oh! Il mio preferito. Oh, che delizia. Oh, ma come faccio a nasconderli? Non ho abbastanza tasche, mannaggia, non mi faranno mai entrare. Non c'è speranza, no? A meno che mi ero dimenticato di queste. Alt, hai cibo con te? Controlliamo. E questo? Mutande imbottite? Va bene. Contenta adesso? Mi hai beccato. Oh. E adesso che faccio? Ehi, ho trovato la soluzione! Prendi una ciotola media e riempila di dolcetti. E poi via sotto i vestiti. Alt! Vediamo se nascondi qualcosa. Niente. Grazie. Oh, quello non passa inosservato, no?
Ce l'ho fatta! Lieto fine, direi. Oh? Oh mio Dio! Wow! Andiamo! Ma ciao! Volete dolcetti? La migliore serata della mia vita. Ferma lì! Devo controllarla, signorina. Non serve, sono pulita, vedi? È al contrario. Wow! Sì, è impressionante, lo so. Grazie. Non farai la spia, giusto? Oh, che imbarazzo! Ci vuole qualcosa di dolce adesso. Ah, quanto sono furba! Non così in fretta. Che c'è che non va? Oh, dolcetti! Non ci sarà mai un dolcetto capace di sfuggirmi. Che figuraccia! I pantaloncini, la mamma si infurierà! Devo andare. Sembra tutto a posto. Oh, cosa vedo? Salve, ragazzi. Levati di mezzo, falla passare. Oh, che carini, grazie. Chiudete la bocca. Grazie, caro. Devo assolutamente andare. È troppo bella. Dove credi di andare? Tutto esaurito. Ma come? Stavi per farmi entrare. La mia canzone preferita. Ballare fa venire fame. Meno male che ho degli snack. Per riempirsi il reggiseno di dolcetti basta un palloncino. Versiamoci sopra il cioccolato bianco. Ricopriamo tutto il palloncino e lasciamo indurire il cioccolato. Poi mettiamoci sopra altro cioccolato, sempre su tutto il palloncino, e lo lasciamo indurire per benino. Fatto ciò, rovesciamo il palloncino e lo facciamo scoppiare. Due coppe al cioccolato, perfettamente nascoste. Un'idea davvero geniale. Oh no, devo nasconderlo! Ciao, ti ricordi di me? Oh, ciao! Ma che sta facendo? Voglio i miei snack! Mi prenderesti un drink, per favore? Ci è mancato poco. Che bontà, finalmente! Non riesco a smettere. Rieccomi. C'è qualcosa di diverso in te. Grazie per il drink. Che strano. Un'altra seratona. Alto là. Voltati, devo controllare lo zaino. È necessario? Le domande le faccio io. Bene, 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 proprio come pensavo. E questi come li spieghi? Non è il mio zaino? Non farmi perdere tempo. Hai degli snack? No, davvero. E questo cos'è? Non capisco. Non ho mai visto niente di simile. Come si apre? Sta funzionando. Ok, diciamo che è tutto a posto. Vai, puoi entrare. Qualcosa non mi torna. Che vuoi? Non so, c'è così tanta scelta. Prendo le patatine. Ma dove ho messo i soldi? Vediamo quanto ho in tasca. Ah, già, adesso ricordo, non ho un soldo. Certo che sei strano. Ehi, guarda cosa ho qui. Guarda, è una vera busta di patatine. Grazie! Buone, vero? Buonissime, balliamo! Sono qui per il party. Niente dolci? Bene, tieni, reggi. Che stupidaggine. Ciao! Allora, ho detto niente dolci, non è permesso. Se lo dici tu. Ecco qui, contento? Perché ho dello zucchero filato? Per l'ultima volta, niente dolci. Non è nemmeno mio.
E ora che ci faccio? Non guardare me. Ma non è giusto. Forse ho un'idea. Questa pelliccia è soffice. Adesso posso entrare? Certo, entra pure. Grazie. Finalmente sono nel club. E ho con me lo zucchero filato. Delizioso. E di gran moda. Sembra di mangiare una nuvoletta. Oh, che roba! Devo scattare una foto! Oh? Ehi! Ehi, amico! Dai un'occhiata qui! Ma che... Non è una pelliccia! Che roba! Che ideona ho avuto! Bel tentativo, d'acqua! Cosa? La pelliccia? Non sono stupido! Assaggiamo ora! Però, stuzzicante! Stai bene? Ma non è zucchero filato! Ecco com'è nuova! Divertiti! Che schifo! Cosa dipingo? Oh, lo so! La mia magia ha fatto un ottimo lavoro! Bello! Io sto dipingendo una margherita! È carina e mi piace! Vediamo come ve la state cavando! Ottimo lavoro! Impressionante! E tu cosa stai facendo? Beh, ti sei impegnata! Ora che se n'è andato ti svelo un segreto! Perché bevi l'acqua piena di vernice? Ma no, ti faccio vedere! Vedi? In realtà è Fanta! Wow! Sei troppo ingegnosa! Grazie! Ed ecco, prendi! Ne avevo proprio bisogno! Che succede laggiù? Stanno bevendo acqua sporca di vernice! Non mi pagano abbastanza per tutto questo! In trasfigurazione, il movimento della bacchetta è fondamentale. Accidenti! Non va! Ho fallito ancora! Devi continuare a fare pratica. Questa volta ci riuscirò. Ha funzionato! Ci sono riuscito! Ho creato un vero panino! Wow! Anch'io ne voglio uno! Cosa? Ma è l'opposto! Beh, niente panino per me! Ma almeno ho uno snack di riserva! Vieni qui, collana mia, ho tanta fame! Molto meglio! Ehi! Dove hai preso quella collana? L'ho creata! È semplice! Ho usato gli Skittles! Vedi? Ho fatto anche un braccialetto! Ecco, prendilo! Sì, sarà fantastico! Ma com'è buono! Brr, che cosa stavo dicendo? Ehi, stanno mangiando in classe? Il cibo è vietato! Ah, mi sono spuntate le corna! No! Non voglio un naso da maiale! Così imparate a non rispettare le regole! Che noia questa lezione! È importante conoscere la struttura del teschio umano! Sarà tutto nel test! Devo appuntarmi tutto! Cavolo! Meno male che ho la gomma da cancellare! Bene, è come nuovo. Mi sto annoiando a morte. Questa lezione non finisce più. Ups, ho
fatto un buco nella carta. Ho trapassato l'intero quaderno. Ops, non avrei dovuto giocare con la penna. Ora mi serve la gomma. Vieni qui, ti dico un segreto. Non è una vera gomma. Ho preso una gomma, ho tolto l'involucro e ho preso un taglierino. Poi ho tagliato un'estremità, in realtà entrambe. E dopo ho preso la colla. Ne ho messo un goccio su un'estremità e ho inserito l'estremità nell'involucro. La colla l'ha tenuta ferma e poi ho riempito l'involucro di caramelle. Queste sono piccole, quindi ci stanno. Infine ho messo l'altra estremità dall'altro lato dell'involucro. E in men che non si dica, un nascondiglio segreto. Vedi? Sembra una normale gomma. Prendi qualche caramella. Ehi, possiamo averne anche noi? Beh, sì. Ci sono anch'io. Ok, ecco. Aspetta un attimo. Dammi qua. Oh, le mie caramelle. Che peccato. Ha preso la mia gomma finta. Ma ehi, guarda, ne ho un'altra. Non riesco a dormire. So cosa ci vuole. Un po' di furbizia. Sembra tutto tranquillo. Userò il mio passo felpato. Oh no! Voglio il tagliaerba più grande. Fiu! Per poco. Ah, un fantasma! Shh! Silenzio! Guarda, ci sono dei dolcetti. Che cosa state facendo voi due? È stata una sua idea! Lo giuro! Ok, facciamo un po' di squat. Che noia! Voglio un dolcetto! Oh, questa ciambella sembra deliziosa! Proprio buonissima! Cos'è questo odore? Sembra un dolce, sento lo zucchero! Ah? Da dove arriva questa ciambella? Sento proprio quell'odore, sì. Ottimo lavoro! Phew! Mi ha quasi beccata! Per fortuna ne ho portate due! Torniamo a noi! Questa è anche più buona dell'altra! Ancora odore di ciambella! E stavolta sento anche masticare! Oddio, si sta insospettendo di nuovo! Wow! Un'altra ciambella! Ah, oh, grazie, dei delle ciambelle! Che allenamento tosto! Mi mancano le mie ciambelle! Ok, mettiamoci qui. Shh, non vogliamo mica che ci scoprano! Ok, abbiamo il pane... E ora la marmellata di fragole! Wow, sei davvero geniale! Ha un aspetto delizioso! È davvero buono! Oh sì? Guarda che cos'ho! Marmellata nel tubetto del dentifricio! Geniale! E ora mangiamo! Cos'è stato? Thomas? Tina? Oh no! È la mamma! Ci ha trovati! Meglio vedere che stanno facendo. Nasconditi, arriva! Ero sicura di averli sentiti qui dentro. Sta succedendo qualcosa di strano. Ma forse mi sbagliavo. Metto un po' di crema, già che ci sono. Cos'è questa roba? Un attimo.
È marmellata! Thomas! Tina! Saranno nei guai non appena li becco! Ok, sembra se ne sia andata! Ora possiamo mangiare? Finalmente! Buonissimo! Ce lo meritiamo proprio! Sento odore di patatine! Ferma! Dammi qua! Ehi, comprati le tue! I ragazzi d'oggi! Non posso farmi beccare! Cosa farò? Devo pensare a qualcosa, ma cosa? Oh, è Molly! Ciao, Molly! Sei molto carina oggi! Oh, sei tu! Ciao! Ieri notte ho letto questo, troppo interessante! Aspetta, fammi vedere un attimo la cravatta, ma è la mia cravatta preferita! Shh, tu vieni con me! Non dovremmo prima conoscerci! È proprio quello che mi serve! Ma cos'è successo? Quando lo saprà la mamma? Giro la cravatta e la metto su un piano. Mi serve la colla. Faccio dei puntini di colla su tutta la cravatta e dopo ci attacco delle strisce elastiche. Per tutta la cravatta. Devo assicurarmi non si vedano. Questo è l'ultimo. E ora metto le caramelle nell'elastico. Perfetto! Finito! Comportati in modo naturale e nessuno sospetterà niente. Mi sta bene, eh? E amo gli accessori. E ora è il momento di un piccolo snack. Mi piacerà. Le caramelle segrete sono ancora più buone. Ehi, Molly. Mamma vuole sapere se vuoi venire a cena. Oddio. Ciao, Jared. Inizio a pentirmene. Ho altre cravatte da darti, ma ti costeranno un bacio. Cosa ho fatto? Aspetta, hai caramelle. E va bene. Ehi! Sono pronta a far festa! Ci siamo quasi! Oh oh, credo mi abbiano beccato! Ottimo tentativo! E ora vattene! Va bene, ma non toccarmi! Goditi la sua serata! Come ho fatto a saperlo? Hai superpoteri! Ok, dobbiamo elaborare un nuovo piano! Ok, ci sono! Dove andiamo? Perché fa sempre così? Aspetta, credo di poter usare questo! Una bella cintura! Ma non ho ancora finito! Posso usare questa caramella! Le attacco così! Tutte intorno! Com'è colorata! Potrei essere una fashion designer! Ok, bene! Indovina dove ho nascosto i dolcetti, ti do uno spunto, sono nel cappello! Non ci sarei mai arrivata! Guarda la mia gonna! Molto alla moda! Andiamo! Amo questo lavoro! Ehi, siamo qui per la festa! Fammi dare un'occhiata! Prego, non ho nulla da nascondere! Non si è mai troppo attenti! Allora posso entrare? Goditi la festa! Grazie, amico! Che c'è? Questo cos'è? Una parrucca! Sono pelato! E questo è il meglio che sai fare? Non c'è bisogno di essere cattivi! Buonasera! Ma seriamente? Wow, bellissimo! Stai bene, Molly! Ha preso le mie caramelle, non so come ha fatto a beccarmi! Non ti preoccupare, prendine un po' delle mie! Grazie! Bastano per tutti? Wow! Grazie! Grazie, Molly, sei la migliore! Venendo benissimo. Ottimo, Molly! Hai un vero talento! Oddio, che paura! Sono sicuro sia un complimento! È ora di uno snack. Psst, Molly! Che relax! Incredibile! C'è solo una cosa per catturare la sua attenzione! Ehi! Oh! Questo per cos'è? Guarda un po'! Matite! Wow! No, aspetta! Nascondono una sorpresa deliziosa! Cioccolata! Buona! Geniale, eh? So che sei invidiosa! Ma per favore! Guarda qua! È una barretta intera! Wow, ma... è bellissima! Lo so, ed è mia!
e me la gusterò tutta. Buonissima. Ti piacerebbe? Beh, se la metti così, ti sfido. È l'ora delle matite giganti. Ma che... cos'è? Una lecca-lecca gigante. Ed è tutta mia. Dolci? Durante la mia lezione? È un regalo per lei per il suo lavoro. Oh, è bello sentirsi apprezzati. Non vedevo l'ora. Pensi io sia stupida? Ok, signorina, diamo un'occhiata ai suoi risultati. Ho qui la lastra, vediamo. Interessante, parecchie informazioni. Presto, mangia mentre non ti guarda. Non stai mangiando qualcosa, vero? Ok, errore mio. Solo un altro boccone. Molto interessante. Ok, adesso ti ho sentita. Ma come posso mangiare se ho la mascherina? Ah, se l'è bevuta! Via con le patatine! Lo sapevo, stai mangiando! Hai nascosto qui un sacco di cibo! No, no, no! Non sono stata io! No! Conosci le regole, non si mangia qui. Vedi? L'ho anche scritto sulla cartella. Niente merendine, ragazza. E smettila di piangere, per il tuo bene. Ma io adoro le merendine. Interessante. Ah, ferma lì. Vedi il cartello? Niente cibo né bevande qua. Ah, e va bene. Dai, deve esserci una soluzione. Oh, guarda qui che tenero angioletto! Oh, cucicù! Prego, signorina! Mi è appena venuta un'idea! Entrerò anch'io con un dolce fagottino! Oh, tenga giù quelle manacce! Sono piene di germi! Ehi, niente lecca-lecca qui! Va bene, se lo tenga! Ma dico io, fare storia a una mamma per stupidaggini! Questo lecca-lecca valeva la ramanzina. Tra l'altro i dolci tirano su di morale. Questo non le sembra importante in un ospedale? Shh, non piangere, piccolo. Il dottore non ci darà più fastidio. Ecco, vieni dalla mamma. Chi è il bambino più bravo del mondo? Sei tu! Salve, c'è una mia amica che mi aspetta. Ah, sono così felice che tu sia qui e con un sacco di cibo. Aspetta, aspetta, non farti vedere. Ho portato un sacco di lecca-lecca. So quanto ne vai matta. Sei la migliore, grazie. Accidenti, come faccio a non farmi beccare dal tipo? Oh. Ci deve essere qualche modo. Se passo vicino a lui, si accorgerà subito dei dolci. E mi sgriderà di nuovo. Ma magari se provo ad accovacciarmi. Ah, no, mi vedrà, è troppo sveglio. Magari provo a fingermi incinta? Ah no, ha quel suo stupido scanner. Capirà che non è un vero bambino. Te l'ho detto un milione di volte, niente cibo qui! Mi rimprovererà di nuovo. Odio quando mi sgrida così. Oh cavolo, lo fa persino nei miei pensieri. Sapete che vi dico? Mali estremi, estremi rimedi. Li nascondo nei pantaloni. Ah! Non si metterà mica a perquisirmi, spero. Ok, Kate. Fa soltanto finta di nulla. Oh no! Sono tutti per terra, cavolo! Ehi, un momento. Ho trovato la soluzione. Li infilerò nei buchi delle Crocs. Ferma, Kate. Devo assicurarmi che tu non abbia del cibo. Ok, tutto a posto, vai pure. Quella paziente ne combina di ogni. Ok, eccomi qui.
Ha funzionato, tutti i dolci sono con me. Vediamo, credo che inizierò da te. Adesso sì che in ospedale si sta bene. E ne ho un sacco anche per dopo. Bene, sembra che non ci sia nessuno. E adesso mi posso fare uno spuntino. Toglierò gli auricolari wireless e ci aggiungo del cioccolato. Sembra così dolce e cioccolatoso, appiccicoso e buono. Adesso lo scuoto un pochino. E ora che si è seccato posso tirarli fuori. Tadan! Auricolari al cioccolato. Deliziosi, è l'idea migliore che abbia mai avuto da molto tempo. Oh, accidenti, ho così tanta fame ma sono in punizione. Sono arrivata in ritardo e adesso subisco le conseguenze. Adesso basta, devo mangiare qualcosa. Ho questo pacchetto di biscotti, deve esserci almeno un biscotto rimasto. Le briciole andranno bene, su, andiamo, tutte nella mia bocca. Aspetta, finite, oh, mannaggia. Deve esserci qualcos'altro che posso mangiare. Lo sapevo, sì. Mi ricordavo di avere qualcosa. Oh, sì. È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Era ottimo, però ho ancora fame. Prof, pronto, signor prof. Posso andare in bagno? No, sei in punizione. Ma ho fatto, guardi quante righe ho scritto. Non sono abbastanza, continua. Non posso credere che se ne sta là seduto a guardarmi. Oh, si è distratto. Ora è la mia occasione per fare una chiamata al volo. David, sono bloccata in punizione, sto morendo di fame, mi serve il tuo aiuto. Davvero? Vedo se posso fare qualcosa. Ehi, è ora di intrufolare qualche snack. Ok, vediamo, c'è il prof seduto alla scrivania. Oh mio Dio, dai, è David! Sono qui! Ciao Madison, ci penso io, aspetta. Ok, ho questo skateboard. Attacchiamoci alcuni snack. Tutto quello che devo fare è aggiungere del nastro adesivo a questi sacchetti e attaccarli alla tavola. Poi ci aggiungo tante prelibatezze. Devo consegnarlo a Madison così non avrà più fame. Dai un'occhiata a questa meraviglia, sono un genio. Devo solo metterlo giù e spingerlo. Oh mio Dio, mi sta mandando lo skate. Ci sono. Vediamo cosa c'è. Sì, è stato bravissimo. Guarda tutti questi fantastici snack. Oh mio Dio, che buon odore. Sì, non se ne è accorto. Salve, ecco il mio biglietto elettronico per il film. Sembra a posto, entra e goditelo. Ehi, sono qui per il film, ecco il biglietto. Dovrò vedere che cosa c'è nella tua borsa. Sul serio, va bene, la svuoto. È tutto ciò che ho. Cosa? Guarda tutte queste caramelle. Ora sono mie. Cattivo. Oh, sto solo facendo il mio lavoro. Oh, accidenti, quella guardia di sicurezza fa di tutto per trovare gli snack. C'è qualcosa che posso fare, forse? Ma certo, posso usare il mio trucco. È sempre un'ottima soluzione. Prima devo sbarazzarmi del trucco vero e proprio. E ora il succo. Avrò sicuramente bisogno del succo. Lo tiro fuori con questa siringa. Dovrebbe essere abbastanza. Adesso lo aggiungo al contenitore del lucidalabbra in questo modo, riempiendolo il più possibile. Ok, e devo soltanto rimettere il cappuccio. Devo chiuderlo ermeticamente perché non voglio che si perda nella borsa. Tutto ok, nessuno si accorgerà che non è trucco. E posso applicarlo sulle labbra ed è delizioso. Ok, ora di vedere il film. Oh, fermo lì! So che vuoi guardare dentro la mia borsa. Tranquillo, la svuoto così puoi vedere. Sì, ho un sacco di spuntini, prendili tutti. Tutto nella spazzatura. Ciao, ciao! Oh, e questo è il mio trucco, posso tenerlo, giusto? Mi serve per le mie labbra morbide e idratate. Non mi interessa del trucco, entra. Grazie, ottimo, buona serata! Oh, che tipa strana quella. Sì, sono entrata al cinema con il succo. A proposito, ne voglio un po' adesso. Niente spuntini in classe. E ora cosa faccio? Non esiste che lascerà entrare Madison con dei dolcetti. Cosa? Li ha nascosti così bene. Mi è venuta un'idea. Queste belle ciocche mi salveranno. È l'ora della merenda. Ehi, Ellie! Guarda! Sì?
Sì, Madison, anche io ho della colla stick. No, guardala senza tappo. Oh, la tua colla è rossa, la mia è chiara. No, Ellie, guarda! Non è colla! E guarda quanto ne esce! È così elastico e divertente! Figo! Vorrei avere anch'io uno slime con cui giocare! Puoi allungarlo così tanto! È l'ora della merenda! Hai mangiato uno slime! Delizioso! Madison, smettila, ti ammalerai! Non preoccuparti, Ellie, non è uno slime! Ascolta, ho preso una colla stick e ho rimosso tutta la colla. Perfetto, niente più colla! E ora prendi alcuni orsetti gommosi e scioglili con un asciugacapelli. Stanno diventando tutti appiccicosi! Com'è divertente! Ok, e ora il passaggio successivo. Mi serve la colla stick e le caramelle gommose sciolte. È ora di versarle dentro. È come un grande globo. Riempio fino in cima. Fatto! E ora il tappo. Sembra proprio una normale colla. Guarda, Madison, l'ho fatto anche io. Guarda com'è elastico e gommoso questo ripieno. Guarda mentre lo stringo tra le dita. Ed è ora di mangiarlo. Ehi, uniamoli e schiacciamoli! Penso che si allungherà per sempre! Diamogli un morso! Ma cosa sta succedendo laggiù? Oh, niente! È solo colla! Colla? Ma come può essere? Ups! Ho fame! È l'ora dello spuntino! Ah? Va bene, beh, mi serve da bere. Aspetta. Dov'è finita la mia bevanda? Forse sono solo confuso. Che ne dici di alcune patatine? Aspetta, dove sta andando tutto quanto? Jake? Uffa, esatto, ora ricordo. Niente spuntini in classe. Ora cosa faccio? Aspetta, cosa sta mangiando? Ehi, dov'è il cibo? Huh? Questo è solo un taccuino. No, guarda dentro. Ascolta, prendi un normale taccuino. Avrai anche bisogno di un coltello. Ora inizia a tagliare. Devi tagliare un grande quadrato. Ora rimuovi tutte le pagine ritagliate. Guarda, c'è spazio per tutte le caramelle e ci stanno benissimo. Ora chiudi e hai fatto! Ecco, prendi pure! Ma che buone! Occhio, arriva l'insegnante! Hai del cibo? Sembra di no! Ah! Tutto questo studio mi sta facendo venire fame! Per fortuna sono preparato! Che dice il cartello? Niente caramelle! Uffa, che cattiveria! Lo so, per questo sono un insegnante! E ora che faccio? Questo finisce con l'altra merce di contrabbando, meglio aggiungerlo alla lista. È una collezione, praticamente. Come va, sfigati? Sì, sì, sono davvero io! Com'è alla moda! Ehi, Jared, ho una cosa per te! È un cucciolo! Adoro i cuccioli! Cosa? No! È lì! Non vedo cuccioli! Che succede? Oddio! Aspetta! Non capirò mai le donne! Oh no, mi si sono slacciate le scarpe! Ma questo è il mio banco, spero che pulirai dopo! Guarda qua, una scorta segreta di caramelle, wow! Ne prendo una, posso? Pazzesco! No problem! Anche se un cucciolo mi sarebbe piaciuto lo stesso, ma grazie Molly! Metti tutto nella scatola! Spero si senta soddisfatta! Contentissima, il prossimo! La la la! Fermo! Niente caramelle in classe! Sul serio? Pensavo fosse uno scherzo! Mi prende in giro, vero? Senta qui! Forse non dovrei! Ma ok, solo stavolta! Wow, interessante! Mi piace! Lo sapevo! Ci vediamo dentro!
Bel tentativo, ma c'è storia. Niente dolci. Non voglio buttare la mia lecca-lecca. Questa canzone mi piaceva tanto, ora l'hai rovinata. Aspetta, ho un'idea. Ora sciolgo la lecca-lecca. Poi mi servirà questa siringa. La riempirò con la lecca-lecca sciolta. Devo fare in fretta. Non voglio che si solidifichi subito. E ora mi serve la custodia degli AirPods. Inserisco il liquido nella custodia. Con la siringa è facile. E ora l'altra. Ok, chiudo la custodia e aspetto che si indurisca il liquido. Spero venga bene. Poi mi metto gli AirPods nelle orecchie. Deve sembrare convincente. Per fortuna sono un grande ballerino. Oh, ottimo, sta ancora ballando. Visto? Niente caramelle. Puoi entrare. E vai, ce l'ho fatta! Che buone! È in aria! E Jared la prende! Sì! Eh? Cos'è questo? Oh, mi ero dimenticato i compiti! Che noia! Meglio iniziare! Oppure potrei mangiare delle caramelle! Decisione difficile! Che buoni! Amo le caramelle! Wow, guarda qua! È arte! Messi così formano un'immagine! Mi è venuta un'idea! Metto le caramelle sulla tela. E ora uso un colore diverso, faccio un triangolo e poi lo riempio. Poi aggiungo qualche dettaglio. È un'anguria di caramelle. È il mio lavoro più bello. Meglio andare a scuola. Non ti muovere, se hai dolci con te lo scoprirò. Ma che succede? Dai, non voglio fare tardi. Anche tu hai un'anguria. Lecca lecca, beccata. Pensavo avrebbe funzionato. Fuori dalla mia vista. Sarà tosta. Non sognerei mai di intrufolare del cibo in classe. Ok, questo mi rende ancora più sospettoso. Forza, mi passi pure lo scanner. Non ho nulla da nascondere. Ok, sei pulito. Ha funzionato, cioè voglio dire grazie. Non ci credo che mi ha beccata. Nulla all'orizzonte. È ora di mangiare le caramelle. Ritiro i vostri lavori. Ehi, è mio. Ora decido qual è il migliore. Volevo mangiare le mie caramelle. Ottimo lavoro, ragazzi! Sono fiera di tutti voi, ma ci può essere un solo vincitore. E non è facile, ma quello che mi piace di più è quello di Jared. Ottimo lavoro! Eh? Il mio? Davvero? Sì, tu, vieni qua! Wow, bellissimo! Voglio ringraziare i miei genitori, ovviamente... Aspetta, un trofeo! Wow! Fiori, i miei preferiti! È bellissimo, Jared! Grazie mille! Wow! Pessimo gusto in arte! Sei solo invidiosa. La prossima volta avrai più fortuna. Credo di meritarmi un premio. Questa è la mia arte. Un capolavoro. Fermati. Alla festa niente cibo o bevande. Oh no, ha mandato via quel tipo perché aveva del cibo. Come farò con le mie caramelle? Ne ho bisogno. Le mangio subito. Che buone. Oh, posso nasconderne alcune qui. Su per le maniche e nei calzini. Ok, dovrebbe andare. Fammi vedere. Hai cibo o bevande addosso? Mi prendi in giro. Posso vedere le tue caramelle, ragazzina. Caramelle, solo parte dell'outfit. Avanti, va via. No, oh, perché non mi ha creduto? Ehi, aspetta. Forse può tornarmi utile. Comincio tagliando proprio qui. Ecco. E adesso posso cominciare a smontarla. Addio, fiori. Eccoci, questo era l'ultimo. Adesso ho solo lo spago. Lo stendo in modo che sia lungo e dritto. E ovviamente adesso è il momento di aggiungere delle strisce di caramelle. Le allineo lungo lo spago in questo modo. Posso continuare per tutta la lunghezza. Guarda quante caramelle, che delizia! Le capovolgiamo sotto. Dovrebbero essere come dei nastri più o meno appesi allo spago. Aggiungiamone ancora di più, che buone! E poi ovviamente devo mettere i fiori, giusto? Così è più credibile, poi sono anche carini. Ok, penso che vada bene adesso, fammi controllare. Sì, si è trasformata in una gonna davvero carina, sono così intelligente. Ehi, posso andare alla festa adesso? Eri la ragazza di prima. Lascia che dia un'occhiata più da vicino. Bene, stai benissimo. Ma prima un limbo! Vai sotto, puoi farcela! Sì, è stato divertente! Oh mio Dio, è stato così difficile!
Mi serve qualche caramella per riprendermi. Non se lo aspetta proprio. Deliziosa. E adesso ho abbastanza energia per ballare tutta notte. Festa, festa, festa. Bene, questo tè sarà fantastico. Oh, mentre aspetto. Ehi, David. Che c'è? Voglio qualcosa anch'io da bere, per favore. Va bene, certo. C'è della cioccolata calda qui dentro. Cioccolata, amo gli snack. Sì, fammi prendere questo. Ehi, cosa? Hai mangiato tutti gli snack? Dalla me, forza, dico sul serio, dammelo subito, non sto scherzando. Sono così arrabbiato con te. Ma la cioccolata! Ah, va bene, riprendila se è così importante. Sì, grazie, David. Fantastico, adesso non ho niente da mangiare. Non la vedo da nessuna parte, posso intrufolarmi. Devo prendere il pacchetto di vermi gommosi che ho qui. Sì, adoro le caramelle gommose, sono le mie preferite. Ciao David, posso avere dei vermi gommosi, per favore? Prendi tutto il pacco. L'ha preso, ma questo faceva parte del mio piano. Perché mentre lei li sta mangiando, io ho la mia scorta nascosta. Ho preso un tubetto di dentifricio e l'ho spremuto tutto. Guarda quanto gel! Ok, il tubo è vuoto e il dentifricio non mi serve. Devo mettere i vermi gommosi qui dentro. Li infilo piano piano, ci vanno perfettamente. Adesso rimetto il cappuccio. E quando ho voglia di un verme gommoso mi basta spremere. Sì, non vedo l'ora di mangiarlo. Così buono. Oh, all'improvviso ho così tanta fame. Aspetta, la mia matita, ma certo! E se fosse una caramella? Sì, la mangerei tutta! Ah? Ma che diavolo sta facendo? David, fermati! Che cosa ne vuoi un po'? Se voglio mangiare una matita? Oh, giusto, stavo solo immaginando che fosse cibo. Oh, David, qui, lascia che ti mostri com'è diversa la mia matita. Ho cominciato con del cioccolato, l'ho messo su un cucchiaio e ho preso l'asciugacapelli. Ho sciolto il cioccolato e poi ho preso la mia matita. Ho rimosso la gomma da cancellare, ho aggiunto un tubicino su quell'estremità della matita e in questo modo potevo versare dentro il cioccolato fuso. Guarda che delizia! Ma dovevo aspettare che si asciugasse? E tadan! Una gomma da cancellare al cioccolato sulla mia matita. Mi hai ascoltata, lo spero. Tieni, puoi averla. Grazie, Madison, sei fantastica! Ed è così buona, mi serviva proprio! David, no, fermati, il resto è solo una matita! Oh, hai ragione, mi ero dimenticato, colpa mia. Oh, fermati! Hai qualcosa nelle tasche? Ah, mostrami quello che hai. Ok, ok, è marmellata. Dammela. Piena di zucchero, guarda! No, non in questo ospedale! Va bene, uffa. Non è giusto, però. A meno che... ho un'idea. Ho solo bisogno di renderla meno evidente, usando qualcosa di insospettabile. Come una busta di plastica. Vedete come si appiattisce? Un quadrato perfetto. Si adatta perfettamente sotto la benda. Sembra che ci sia del sangue sotto. Nessuno saprà che è solo marmellata. È fantastico. Intendo dire au. Rieccoti. Au. Non vedo nulla. Vieni qui. È piuttosto brutta. Vediamo. Oh, poverino. Vai pure. E sbrigati. Oh. Ha funzionato alla grande. Fragola. Di nuovo qui. È molto elegante. Scusami, cosa vuoi? Sono qui per una visita. Oh? Che c'è? Sono miei. Non è permesso portare cibo. Oh, va bene. Ora, questo è un bel rompicapo. Ehi, cos'è quella cosa sul muro? Fiori? Ma certo! Ta-da! Non sono adorabili? Ehi, fermati subito! Ma che dolce, è bellissimo! Scusa, questi non sono per te. Ciao! Cavolo, sono bravo! Oh? Guarda, guarda! Wow! Ho pensato che avessi bisogno di uno spuntino. Wow, grazie!
E uno per me. Ecco come ho fatto. Basta piegare con attenzione. Vedete questo movimento a ventaglio? Ci faccio passare lo spiedino. Per il fiore uso una striscia rossa e la arrotolo così. E quando arrivo alla fine... giro e torco. Vedete? Sembra una rosa. Una rosa coperta di zucchero per la precisione. Bene! Presentiamole al meglio. Non dovrebbe essere troppo difficile. Così si fa, gente! Un meraviglioso bouquet di caramelle. Delizioso, vero? Lo so. Ciao! La mascherina? Oh, scusa. Cosa c'è lì dentro? Spero non sia cibo. Oh, ah, va bene. Ecco, tieni. Aspetta, non puoi entrare senza mascherina. Politica aziendale. Ok, ok. Guarda! Allora, effettivamente... potrei... attivo i miei sensi di ragno. Non sarà semplice. Ehi, erano mie quelle. E va bene. O la va o la spacca. Ammirate. Le metto qui. Ci stanno perfettamente. Le spillo. Carina, no? Funziona perfettamente. Ferma. Tranquillo, dottore, ho la mascherina. Ok, ok. Ma le caramelle? Non ne ho. Va bene, va pure. Ciao. Ehi, Maddie. Impossibile. Sono qui per tirarti su di morale, vedi? Non capisco. La mascherina è fatta di caramelle. Oh, wow. Sì, e sono pure buone. Sì, dammi un pezzo. Vai, tutta tua. Fantastico. Yum! Oh, quasi dimenticavo. Salve, infermiera. Fermati. Che cosa hai lì? Cosa? Hai degli snack? Vedi qualche snack? No, ma questo lo farà per me. Hai mentito. Da qui. Oh, uffa, ecco qui. Vai lì. Qui tengono tutto sotto controllo, eh? Meno male che ne ho sempre uno di riserva. Questa volta devo solo essere meno ovvio. Mi serve questa. Geniale, eh? Ehi! Rilassati, infermiera. Niente cibo? Davvero? Cosa? Fa vedere. Vuoi dire questo? È solo un guento. Ah, sì? E la tua ferita? È infetta, vedi? Oh mio Dio! Nulla aiuta come questa roba. Ecco. Oh, che sollievo. Ora mi credi? Ok, prego. Che strano tipo. Ciao. Guarda. È per me? Grazie. Avevo una voglia matta di cioccolato. Tutto tuo. Aspetta, perché è sulla tua faccia? Non è niente. Ok. Sono così felice. Oh sì, adoro questa canzone. Questa è la migliore festa di sempre. Sha-la-la-la. Non voglio che finisca mai. Mi sono esercitata. Te la cavi bene, bro. Ehi, fate troppo chiasso qui. Sto cercando di dormire. Guardatemi, ho bisogno del mio sonno di bellezza! Vieni qui. Cosa? Perché? Ho qualcosa da mostrarti. Oh, voglio la mamma! Dorme come un bambino, sogni d'oro? Dove eravamo? Balliamo! Mi hai letto nel pensiero! Ballerò tutta la notte! Alza il volume! Più forte! Woohoo!
Forza ragazze, alziamo il volume. Oh sì, adoro questa festa. Vero? Questa sì che è una festa di Halloween. Ops, il mio cappello. Che figata, dovremmo farlo sempre. Shoo-de-doo. Che voce. Ops, ho rovesciato un drink. Ferme tutte, non muovetevi. La festa è rovinata. Oh, accidenti. Perché l'hai fatto? È stato un incidente. Tranquilla, pulisco tutto. Non ci vorrà molto. Oh, da dove viene questo? Che strano. Qualcuno ha perso un bambolotto? Vabbè, allora lo butto. Aspetta, mi è venuta un'idea, dammi un momento. Devo riutilizzarlo. Inizio disegnando un cerchio sulla testa. Deve essere abbastanza grande. Lo taglio via e adesso dobbiamo colorarla. Utilizzerò questa vernice grigia. Per applicarla uso una spugna. Premo delicatamente. Non è come quando mi trucco. Non starei bene così. Continuo su tutta la testa così. Verrà una figata, adesso aspettiamo che si asciughi. Poi posso disegnarci sopra con un pennarello nero. Ho colorato gli occhi di bianco e un perfetto portabicchieri. Wow, figata! Brindiamo! Cosa stiamo aspettando, ragazze? Facciamo festa! Mindy ha salvato la serata! Un piccolo taglio qui. Ops, non troppo. Ok, bene, le mie decorazioni sono pronte e fanno proprio paura. Non possono mancare i fantasmi ad Halloween. Ho fatto una bella famigliola. Sono tornata? Non ci credo, che stai facendo, Mindy? È un disastro qui. Mi stai ascoltando? Metti via la spesa. Sono occupata, mamma. Queste decorazioni non si fanno da sole. Le infilerò su un nastro nero. Pronto? Mi hai sentito? La spesa adesso, okay. Se no sono guai. Smettila di giocare con quei fantasmi. È proprio arrabbiata. Stavo solo cercando di entrare nello spirito di Halloween. Quanto aglio, fortuna che non sono un vampiro. E questo che cos'è? Ha comprato un sacco di roba. Wow, mi è venuta fame. Faccio uno spuntino. Questo barattolo è enorme. Ah, ho una grande idea. Dovrò prima svuotarlo. Sono sicura che a mamma non dispiacerà. Ho una delle mie vecchie maschere di Halloween. La metto nel barattolo e lo riempio d'acqua, a cui ho aggiunto del colorante verde. Wow, bellissimo! Sembra uscito da un film dell'orrore. Sono soddisfatta. Non lo vorrei nella mia dispensa, ve lo immaginate? Lo metto qui. È una decorazione perfetta. Ehi, mamma! Non hai riordinato? Stavo lavorando a qualcosa di importante, guarda! Davvero niente male, assomiglia a tuo padre. Ma ci sono cose ovunque, devi mettere in ordine. Coraggio! Devi sbrigarti. Sì, devo sbrigarmi. Ho altre decorazioni da fare. Ok, sono pronto per il mio lavoro importantissimo. Oh, mi scusi, si fermi. Non è consentito mangiare o bere da qui in poi. Siamo molto rigidi al riguardo. Ma quel ragazzo è passato con un'enorme busta di patatine. Senta, gliel'ho già detto, qui non entra cibo. Ma quella ragazza aveva un carrello pieno di cibo. Deve lasciare le cose qui, mi spiace. Oh, ok, va bene. Mamma mia, che fatica. Nessuno capisce quanto sia difficile questo lavoro. Ottimo, il prossimo. Ecco le nostre carte d'imbarco. Sembra tutto ok, ma vediamo un attimo. Ok, tutto bene, godetevi il viaggio. Wow, guardatela. Ciao ragazzi. Non fate caso a me, devo solo salire sull'aereo. Ecco la mia carta d'imbarco. Cosa? Mi prendi in giro? Non guardarla, dovresti guardare me! Oh mio Dio, sono così dispiaciuto, non volevo toccarti! Ah, scusatemi! Ehi, strana come cosa, non trovi? Oh no, mi sa che ho perso metà sedere! Ah, spero nessuno l'abbia notato! Mi siederò qui! Wow, oh mio Dio! Ma sono vere? Salve, questo posto è libero, vero? Ma che fa là dietro? Prendo degli snack!
Ne vuole uno? Oddio, è da non credere, ma... ho anch'io una ciotola di snack da intrufolare sull'aereo. Pazzesco! Tra geni ci si intende! Ah, lo sport è proprio faticoso! Non si stanno impegnando! Oh, un messaggio! Devo leggerlo! Voi continuate con quello che state facendo! Ok, è andato via! È il momento di uno snack! Ho famissima, non vedo l'ora di mangiarmelo tutto! Oh sì, è buonissimo! La cosa più buona che io abbia mai mangiato! Wow, deve avere tanta fame! Oh no, sta tornando qui! Veloce, facciamo finta di non esserci fermate! Cos'ha in faccia? Oh, santo cielo! Attenzione! Stop! Fermatevi subito! E ora vediamo, dov'è il cibo? Ah! Tu! Consegna lo snack! Conosci le regole! Non puoi farmela di nascosto! E ora vediamo te! Va bene, ottimo lavoro! Segui le regole, approvo! Ma vi tengo d'occhio entrambe, eh? Ehi, non preoccuparti del tuo snack! Guarda la mia maglietta! Non è solo una stampa! Ci sono sopra caramelle vere! Wow! Sei una maga a nascondere gli snack! Lo so, è pazzesco, non trovi? Salve, ecco il mio passaporto! Ok, ma devo controllarla un po' più da vicino! Le do solo una rapida occhiata col mio scanner per cibo! Tiri fuori tutto, lo scanner non sbaglia mai! Come pensavo, stava provando a intrufolare cibo alla dogana! Continuiamo con lo scanner! Ma lo volevo proprio quel lecca-lecca dopo! Peccato, devo sequestrarglielo! E prendo anche tutti questi dolcetti, sì! Anche la gomma che sto masticando, ok! Ecco il passaporto! Si gode il resto della giornata! Salve, ecco il passaporto! Ma sì, guardi! È davvero raggiante! Beh, non la trattengo! Vada pure! Ah, mi siedo un attimo qui! Qualcuno mi guarda? No! Allora tiro fuori il mio bambino! Il mio bambino commestibile! Riempire questa palla di soda è stata una genialata! Posso bere quando voglio e nessuno lo saprà! Bella palla! Sì, certo, sì! No, seriamente, è geniale! Guardi io che ho fatto! Ho messo da bere nel peluche! Sembra un normale peluche, ma è pieno di soda! Oh, questa sì che è geniale! Alla nostra! Aspetta, questo posto è enorme! Come butta, dottore? Aspetta! Ehi, non è permesso portare cibo qui! Ma è tutto ciò che ho! Le regole sono regole! Capisci, no? Perché? Ha! Oh! Chi sta piangendo? Sto arrivando! Ottimo! Sono arrivata in tempo! Qual è il problema? Mi ha rubato i dolcetti! Non dire altro! Via quelli! Sì, facciamo un po' di danni! Che succede? I miei raccoglitori! Bravo, prendili! Ed è solo l'inizio! Ora è il gran finale! Ecco a te! Grazie! Perdente! Vai, vai! Credo che il mio lavoro qui sia finito! E cos'è stato? Sono qui! Ce l'hai fatta! Sì, e ho quello che ti ci vuole! Oh, ne avevo davvero bisogno! Oh sì! Oddio, il dottore! Mi confischerà le gomme! Ora che si fa? Non posso entrare come se niente fosse! Ma aspetta! Ya! Guarda quei movimenti, fa attenzione! Il mio gomito! Mamma mia! Fammi dare un'occhiata! Probabilmente è rotto! Aspetta un attimo, ok?
L'ha bevuta. Il che mi fa guadagnare tempo. Mai visto una benda fatta di gomme da masticare? C'è sempre una prima volta. Perfetta. Ho preso il kit. Hai già fasciato tutto? Oh, ben fatto. Sì. Ok. Beh, allora vado. Dai, va pure. Ciao, ragazza. Ciao. Andrò dritta al punto. Non mi sono fatta male al braccio, è solo gomma, vedi? Fantastico, sei la migliore. Grazie. Non vedo l'ora di mangiare. No, no, no. Assolutamente vietato portare cibo. Dai, sono innocue. Ti aspetti che ci creda? Oh, e va bene. È il momento di pensare fuori dagli schemi. Pronti, partenza, via! Forte, vero? Si va in scena! Oh, non mi sento tanto bene. Oh no, sembra terribile. Oh! Devi essere visitato subito, vai! Se l'è bevuta? Ciao! Come va? Oh, quella roba è contagiosa! Che schifo! Eh? Sono bernoccoli? No, sono caramelle! Davvero, posso prenderne una? Wow! È davvero geniale! Oh. E cioè, oh, che dolore! Aspetta, non è permesso portare cibo! Non riesco a mangiare con questa cosa! È successo tutto così velocemente e poi è spuntato dal nulla! Sei sicura? Fa vedere! Va bene, d'accordo! Guarda che roba! È enorme, vero? Oh, wow! Io, ci penso io! Ecco qua! Buonanotte! Non male, direi! Adoro i marshmallow! Dio, come ho sete! Ferma! Che c'è? Non puoi portare quella roba lì dentro! Ok! Mamma mia, sempre così severo! Aspetta un minuto! Ho un'idea! Ma devo essere veloce! 10 cc di bibita, per favore! Ehi, ordini del dottore! È davvero la miglior medicina! Tutto fatto, ecco qui! Devo essere convincente! Si va in scena? Ho bisogno di entrare ora! Questione di vita o di morte? Ok, vai! Sì, signore! Oh, ma che faccio? Oh, sono qui! È andata bene! E ora un bel drink. In alto i bicchieri, o meglio, flebo inserita. La miglior medicina. Fermati lì. Fammi vedere il libro. Ah ah! Lo sai che non è permesso portare cibo in classe. Ci sono persino i cartelli. Butta via i tuoi snack, subito! Vediamo cosa nascondi. Oh no! I miei snack e i dolci! Sciocco! Non puoi sfuggire alla magia! Vuoi che ti trasformi in una salamandra? Allora? Il prof è bello carico oggi! Ma non voglio buttare via i miei dolci! Aspetta, il cappello! Ok, mi serve un pezzo di nastro biadesivo. Devo attaccarlo nel cappello. E ora mi servono gli sneakers. Posso attaccarli tutti sul nastro. Ma perché solo 4? Fermati lì. Stai nascondendo del cibo? Cos'hai sotto a quel cappello? Toglitelo e vediamo. Oh, ma non vedo niente. Oh, spero tanto che non controlli dentro. Sembra tutto a posto.
I ragazzi pensano di essere più furbi di me. Nessuno guarda, è la mia occasione. È ora di mangiare. Oh, che buono! Ne avevo proprio bisogno. Come ho fatto a intrufolare il cibo? Non è giusto. Ok, via libera. Aprila in fretta prima che ti veda. Lo sai che ti vedo, vero? Dammi qua. Ehi, mi è venuta un'idea. Ah, a che serve la magia se si hanno delle cannucce? È ora di unirle. Le prime due sono fatte e ora il resto. Sì, è così lunga. Devo continuare però. E ancora. Funziona! Non ci posso credere! È troppo figo, vero? Oh, mi sta venendo fame! Lo stomaco mi brontola! Ehi, ehi! Guarda qui! Hai predetto che avrei avuto fame! Scusami! Aspetta, ho la soluzione! Ta-da! Ho del cioccolato nella manica! Wow! Sei il mio eroe! Wow! Sto per predire qualcosa! Siamo noi! Mangiamo il cioccolato! Oh no! Ci beccherà! E ci trasformerà! Non voglio essere uno scoiattolo! Non so arrampicarmi sugli alberi! Dobbiamo fare qualcosa! Ma sto morendo di fame! Ah, chissà se possiamo... Ehi, ascolta! Un po' di magia! Perfetto! Sta a pennello sul retro del telefono! Ma quanta deliziosa cioccolata! Adesso ne voglio un pezzetto! Accidenti, quanto è buona! Ehi, che cosa succede laggiù? Voi due, state mangiando? No, prof, sono solo il telefono e la custodia! Beh, continuate con la divinazione! Non posso credere che abbia funzionato! Mangiamone ancora! Oh, ok! Capisco! Sì, sì, per me è chiarissimo! Sto solo masticando il cordoncino, niente di che! Ma Jake sta mangiando qualcosa? Fammi controllare meglio! Sembra un cordoncino! Aspetta! Cos'è questo? Non è un cordoncino! Jake, niente cibo in classe! Beh, mi scusi. E adesso cosa? Ho ancora fame. Oh, penso di avere un'idea. Devo solo bere un sorso d'acqua. Oh, quest'acqua è così deliziosa, intendo rinfrescante. Jake, io ti vedo. Non puoi mangiare dal bicchiere. Uffa, va bene. Sul serio, torna al lavoro! Sto sempre a morsicare quella penna! Ma ho avuto un'idea! Tutto ok, è ora di mangiare! Toglierò il tappo dell'evidenziatore! Quindi rimuoverò la parte dell'inchiostro! Non devo dimenticarmi della punta! Ah! È più grande di quanto avrei immaginato! Devo anche pulirlo. Il prossimo passaggio è il dolcetto. Infilerò il dolcetto nel pennarello. Perfetto! È ora di rimettere il tappo. Ora va bene. Bene, un evidenziatore dolce.
È così buono! Potrei mangiarlo tutto il giorno! Jake! Cosa stai mangiando? Non sto mangiando, sto solo masticando sull'evidenziatore, proprio come lei! Oh, allora va bene, almeno credo! Ammazza! Non posso credere che abbia funzionato! Questa è la mia lezione preferita! È importante che la pizza sia rotonda! Ovviamente! Pizza tonda! Geniale! E i condimenti devono essere freschi! I condimenti freschi sono ciò che rende la pizza perfetta! Guardate voi stessi! Wow! Pizza! Questa è la migliore lezione di sempre! Oh, pizza! Ti amo! Oh! Che fine ha fatto la mia pizza? No, era solo un sogno! Aspetta, Jake sta mangiando la sua gomma? Forse sto ancora sognando! Fammi vedere più da vicino! A me sembra una normale gomma da cancellare! E funziona come una normale gomma! Jake, come hai fatto a mangiarti la gomma? Solo un'estremità è una gomma da cancellare! L'altra estremità è un dolcetto! L'altra estremità è un dolcetto! È un dolcetto! Un marshmallow! Ed è anche facile da realizzare! Prendi la gomma e spingila! Allora avrai bisogno di un marshmallow! C'entra benissimo e sembra una gomma! Sì! Dei marshmallow in ogni classe! Dei marshmallow tutto il giorno! Dolcetti, merendine, quanto vi adoro! Caramelle Pringles sono il paradiso! Oh no! Arriva qualcuno! Devo nascondere questa roba o finirò nei guai! Così non va, dove posso nasconderli? Qui! Funzionerà! Sì, lui starà bene! Ok, sistemo questa felpa così! E adesso comincio a riempirla! Forza dolcetti, nascondetevi qui! In questa felpa ci starà un sacco di roba! E adesso devo metterlo in modo che sembri che dorma! Ehi! Shh! Silenzio là sotto! E adesso torniamo a letto! Ok, Kate, sembra che... Ma che cos'è questo rumore? Vabbè, fa nulla. Il braccio non mi fa più male, dottore. Benissimo, la temperatura adesso. Sembra a posto. Controllo anche l'altro paziente. E no, aspetti! Lui sta dormendo. Ha chiesto di non essere disturbato. Non lo svegli, altrimenti non potrà dormire. Shh! Oh, capisco! Grazie, ok, ripasso dopo. Oh, c'è mancato poco, ma ha funzionato! Adesso mi riprendo le mie merendine. Mi sa che voglio uno di questi. Ehi, ci sono anch'io! Cavolo, quasi dimenticavo! Ecco a te! Meno male che ne ho così tanti. Gli ospedali non sono poi così male. Messaggino! È Jake! Mi sta portando le caramelle! Sì! Non vedo l'ora! Che buone! Ma guarda che brutta frattura! Oh, fermo, prego! Non può portare dolci, vede? Soltanto cibo sano può entrare qui! Ok, ho un piano B! Infatti, questo cesto di frutta mi aiuterà senz'altro! Salve, ho fatto come ha detto ed ecco qui della frutta. Ok, un attimo solo, controlliamo il cesto. Al dolcettoscopio non sfugge niente. Dolcettoscopio, non sapevo esistesse. Ok, bene.
Controlliamo un attimo. Ma che stupidaggine, non troverà niente. A quanto pare può entrare. Su. Ah, ma questo coso funziona. Ah, non avrei dovuto farlo. Ehi, Jen, ti ho portato gli snack. Altra frutta, non ne posso più. Fidati, questa ti piacerà un sacco. Ti ho detto che non ne posso più. Sì, ma questa è speciale. Guarda, visto? Ripiena di dolci. E non hai visto il meglio, tipo questi ananas. So quanto ami gli orsetti gommosi. Sì, te lo sei ricordato. Non so neanche da dove cominciare. Ok, la mela coi marshmallow, grazie. Il più bel cesto di frutta di sempre. È a questo che servono gli amici. Ah, Jake, non so come ringraziarti. Queste vignette fanno ridere da morire. Non c'è nessuno. È l'ora dei dolcetti. Papà, dove sei? Stanno arrivando i bambini. Potresti aiutarmi ad appenderlo in camera? Per favore, non ci vorrà tanto. Ok, bene. Dammi chiodi e martello. Yay! Grazie! Oh, frutta! Ne mangio un po'. Cosa? Nasconde gli snack! Beh, ora i suoi dolcetti sono miei. Ok, altezza perfetta. Oh no, sta tornando! Ok, Tina, ho appeso il quadro. Grazie! Sei il miglior papà del mondo! A volte è proprio strana. Vabbè, torno a rilassarmi. Meglio assicurarmi che non ci sia nessuno. Ma non c'è niente! Tina! Nascondiamo questi dolcetti! Il nastro adesivo sarà la mia arma segreta. Ne metto delle strisce sulla coperta. Ok. Nascondiamo tutto. Oh sì, sono geniale. Oh, arriva qualcuno. Sembra stia dormendo. Che tenero. Un principino. Ah? Ma cos'è? Mamma, ti voglio bene! Sei la migliore! Oh, quanto sei dolce! Oh, quasi mi beccava! Ok, beh, sogni d'oro! Ti spengo la luce! Se n'è andata! Finalmente! Spuntino della buonanotte! Dammi i tuoi dolcetti! Ah? Ma cos'è? Ah, il mostro sotto il letto! Ah, sotto le coperte, così non mi prenderà! Un gioco da ragazzi? Tina! Ok, questa era buona. Ecco a te delle caramelle. Wow! Sono tantissime Skittles! Eri così spaventato? Da non credere! Wow! Guarda quante caramelle! No, non posso prenderle con le mani da mostro! Ok, va bene, eccole! Sì! Caramelle! Buonissime! Questo video è pazzesco! Anche io posso farlo! Non ci credo! È caduto! Che tonto! Thomas, dove hai preso quella bibita? Oh, è un succo di verdure, non è soda. Oh, allora ok. Wow, mi osserva sempre. Per fortuna ho preparato questo secondo bicchiere. Vediamo se tutte le piante sono ben idratate. A proposito di idratare, ho una certa sete.
Farò solo un sorso, non gli dispiacerà. Oh no, mamma, aspetta! No, mi ha beccato! Wow, questo succo è delizioso! Ecco perché ti piace tanto berlo! Oh, mi ha fregato la bibita! Per fortuna ho le scorte! Ah, si è rialzato! Non c'è snack che possa sfuggirmi! Nessuno in giro! Guarda che mosse! Oh, ricomponiti! Ciao, come va? Fermo lì, devo controllarti! Cos'hai lì? Svuota le tasche! Sono solo noodles! No! Bibite sì, cibo no! Vedi i cartelli? Sarà! Le regole sono regole! Lo so, mamma, sarò presto a casa! Oh, una bibita! Ehi, hai dimenticato... Aspetta, ho un'idea! Credo proprio che i miei noodles entreranno con me! Prendiamo un bicchiere vuoto e ci mettiamo dentro la confezione. Tutta la confezione di noodles entra perfettamente. Poi infiliamo una forchetta nel tappo. Visto che mosse! Non stavo ballando. Posso entrare? Ho solo una bibita. Certo, entra, divertiti! Non posso crederci, ci è cascata! E adesso una scorpacciata di noodles. Sono al settimo cielo. È odore di noodles! Come? Niente snack? Sì, come no! Alt! Che cos'hai lì in mano? Dici questo? Sono caramelle! Niente da fare! Nessun problema! Che ne dici adesso? Guarda quanti soldi, eh? Vedi quanti sono? Tutti per te, capito? Per me? No! Sei cattivo! Finalmente se n'è andata. Oh, un messaggio. Incredibile, non mi ha fatto entrare. È la mia occasione. Stop! Oh no! Se solo potessi! Mi manca pochissimo. Posso restare qui tutto il giorno. Devo rassegnarmi. Oh, forse no. Ho capito che cosa fare! Ancora tu? Vuoi riprovarci? Ecco, per te! Wow, grazie! Prego, entra! Ce l'ho fatta! Bell'idea, eh? Oh, caramelle, tutte per me! Ehi, ciao! Ma che bella collana, accidenti! Wow! Sì! È molto speciale! Guarda qui! Che buona! Wow, posso? Serviti pure! Buona! Ah, mi è quasi caduto tutto! Ma questa fila? Niente snack! Quante volte devo dirlo? Quello fa sul serio! Devo nascondere gli snack! Bel cappello! Ho un'idea! Devo fare piano! E ora via! Cos'è stato? Forse niente! Adesso al lavoro! Mettiamo i dolcetti intorno alla tesa del cappello! Perfetto! Adesso mettiamo il cappello a posto! Di nuovo? Che cos'è stato? Come mi sta bene questo cappello! Alt, spero tu non abbia snack! Ok, entra pure. Alt! Sì, tutto a posto, entra. Nessuno balla come me. E adesso rimpinziamoci. Questa è la mia mossa speciale! Ma dove è andato? Ciao! Le mie mosse hanno fatto colpo. E sta fermo. Ci sono quasi. Sì! Oh, che bontà! È quello che vuole! Lui sta ballando con me! Sparisci! Wow!
Alt, niente cibo qui. Sulle braccia. Cavolo. Sei a posto, vai. Braccia su. Oh no, niente cibo. Mi beccherà di certo. Oh, cavolo. Non posso buttarlo via. Oh. I suoi capelli. Si somigliano, no? Forza, pensa, pensa. Ma certo. Treccine verdi, arrivo. Tutto a posto, vai. Io? Eccomi. Se hai del cibo lo trovo subito, sai? Relax. Sì? Non vengo per mangiare, ma tu mi fai entrare. Sono qui per lo sballo, non per fare danno. Sento ciò che dici, ma siamo tra amici. Wow, ma sei un grande! L'hai detto io! Ah, grandissimo, entra! Ehi, bei capelli! Vero? E non li hai assaggiati? Wow! Accomodati! Posso? Adoro i verdi! Alt! Vediamo un po'. Andiamo! Ehi! Non nascondete merendine, giusto? Forse tu, signorina? Che cosa hai lì sotto il braccio? Ti ho beccata, su! Oh. Ne avevi così tanti! Su, via! Ah, detesto quel tipo! Ma guarda un po' che tipi! Buonasera, bellezza! Abbiamo la stessa catenina! Ma la tua è più bella, sai? Ci sono! Forza, dammi i cioccolatini! Fidati! Torno subito! Ok. Eccoci qui! Tutta per te! Su, muoviamoci! Oh, che collana incredibile! Unica al mondo! Prego, entrate! È fantastico qui! E che figurone con la mia collana! Magari ne mangio un pezzo? Quale ti andrebbe? Questo? Salute! Non c'è niente di più buono! E pensare che rischiavamo di non entrare! È la mia canzone preferita! Stop! Niente cibo! Non ti sento! Non ti sento! Scusami! Ma perché non dici niente? Non mi pagano abbastanza per questo! Oh, è la tua lingua! Non ci posso credere! Non mi sento bene. Che sfigato! La mia lingua è a posto, ma una caramella ci sta tutta. Oh. Oddio! Prendo anche questo, grazie. Tranquillo, la mia lingua sta benone. Non si può mangiare proprio niente qui. Ma nessuno mi fermerà? No, non se ne parla nemmeno, non qui. Ma che cosa le passava per la testa? Dal dentista bisogna lavorare di ingegno? Nascosta in bella vista. Ne valeva la pena. Non vivo senza Nutella. Potrei mangiarne un barattolo.
Alt! Non vedi che qui non si mangia? Addio, Nutella. E devi darmi anche questo. Molla l'osso! Ma mi era rimasto solo quello. Va bene, hai vinto tu, strega. Ecco perché tutti odiano i dentisti. Ma forse ho avuto un'idea. Prendiamo la mia amata Nutella. Oh sì, quanto è deliziosa. E poi mi servirà un tubetto di dentifricio vuoto. Accomodati, ecco la tua nuova casa. Ecco qui, tubetto pieno. Adesso sigilliamo l'estremità con questa piastra per capelli. E voilà! Salve, dottore, sono prontissima. Devi imparare a lavarti bene i denti. Adesso ti spiego la tecnica corretta. Ah sì, non vedo l'ora. Questo è il dentifricio che piace a me. Devi muovere così lo spazzolino. Capito? Che buono! Ok, vediamo il risultato. Oddio! Ma che è successo? Da qua! Ma questo non è dentifricio, è Nutella! Devo scappare! Un'altra paziente è scappata via. Vabbè. In effetti è buonissima. Non c'è nessuno, è il momento giusto. Non direi proprio. Conosci le regole. Non è giusto. Guarda un po'. Ho trovato. Ok, allora, vediamo chi è il prossimo paziente. Perfetto, via libera. Si va in scena? Salve, sono il dottore, cioè il dentista. Sto andando a lavorare. Beh, ha un'aria familiare. E tu? C'è nessuno qui. A quanto pare no. Il travestimento ha funzionato. Eccomi tornata me stessa. E il mio camice è pieno zeppo di merendine. Ah! Tutte buonissime! Adesso nessuno mi fermerà! Potrò abbuffarmi quanto voglio! Me le mangio una dietro l'altra! Ehi! Ridammi il mio camice! Ehi, scusi tanto. Mi farò un pisolino. E poi è stata lei a dare un fiore a lui, capisci? Striscio per non farmi notare. Giusto il tempo della merenda. Au! Dritto nell'occhio. Oh no, adesso mi scoprirà. Ehi tu, dammi quelle caramelle. È andato tutto storto, a quanto pare. Ah, ho avuto un'idea. Mi servono un panno e della colla alimentare così. Una sola goccia basterà e incollo qui la caramella. E così via, le incollo tutte quante. Perfetto. Oh, che mal di denti. Ci vuole solo una caramella. Altro che mal di denti. Prego, il dottore può visitarti adesso. Oh, va bene, vado. Meglio sistemarmi. Puoi rimuovere quel panno, grazie. Oh, certo, dottore. Oh, santo cielo! Ma che cos'è, varicella? Un attimo solo. Ho qualcosa che non va sul viso. Tranquilla, questo ti aiuterà subito.
stai ferma, non ti muovere. Ferma! Niente bibite né cibo qui. Vedi? Ma è la merenda! Adesso che faccio? Che cosa vedo laggiù? Ma certo, una boccia per pesci! Ho trovato! Eccoci qui! Un sacchetto pieno di Sprite! Sembra acqua! E il mio squaletto gommoso va dentro! Oh, questo! È il mio pesciolino! Oh, ma che carino! Vai pure! Grazie da parte di entrambi! Solo un attimo! Ci vuole un bel sorso! Che buona la Sprite! Ehi! Ma che stai facendo? Ah, mi sono sbagliato. Mi sarò immaginato quel rumore. Ci è mancato poco! Di nuovo quel rumore! Ma giurerei di sentire qualcuno! Oh. Stavolta la becco con le mani nel sacco! Ah! Aspetta, ma che stai facendo? No, non mangiarlo! Oh no! Ups! Mi ci vuole un altro sorso! Mi sta guardando? Forse è la mia occasione! L'ho sentito! Sentito cosa? Ti tengo d'occhio, sai? Oh, come faccio adesso? Forse se faccio piano... Eccoti, mio dolce delizioso amico! Oh no! Colta in flagrante! Lo sapevo! Metti subito via quella roba! E adesso? Ciao, hai anche tu appuntamento dal dentista? Ah, ciao, sì. Un attimo! Mi hai salvata! Oh wow, forse le piaccio finalmente! Questo risolverà il mio problema! Un bel apparecchio finto! Ed è ora di fare merenda? Dritto in bocca! Ehi, che succede qui? Niente, è solo il mio apparecchio, vedi? Beh, l'importante è che non stai mangiando. Ma certo, è solo il mio apparecchio!